benvenuti nello studio 1 Opera 55 di Terni. 4 mesi fa mi fece una promessa, promessa mantenuta, è uomo di parola, signore e signori, Stefano Bandecchi. Buonasera. Buonasera Presidente. Buonasera. La cosa... alla grande. A questo punto io direi non vedo perché rischiare, finiamola qua. Basta così, è andata bene fino adesso, tronchiamo. Bene qua, voglio dire. 4 mesi fa, perché io e il Presidente ci siamo incontrati personalmente per la prima volta, eravamo al campo di Narni, giocava la Ternana femminile in quell'occasione, parlai con lui e le chiesi mi piacerebbe che un giorno venisse nello studio di Umbria più delle Terni ad essere intervistato. Lui mi rispose le prometto che verrò. Sono passati 4 mesi, un tempo oltretutto... Sono contento anche di essere venuto cosa? Perché avete degli studi bellissimi, questo... Grazie. Questo spazio è stupendo e non tutte le televisioni, nemmeno nazionali, possono vantare una cosa di questo tipo. Quindi complimenti. Grazie, grazie. Abbiamo anche questo bellissimo pubblico questa sera. Ringrazio anche personalmente il direttore di Umbria Più TRT, che è Claudio Mariani, che ci ha concesso questo spazio di mercoledì che non ci appartiene. E ringrazio anche chi verrà dopo, perché ruberemo qualche minuto a Stefano De Francesco con il suo al VAR dello sport. Però direi di cominciare. L'ambiente, come si vede, oltre che gradevole, è un ambiente di gioco, è un casino, se lo vogliamo chiamare così. Abbiamo delle fiche, abbiamo delle carte, ma io e il Presidente non ci giocheremo nulla. Partirei svantaggiato, io sicuramente. Ho già rubato i ha dati. Già i dadi, bene. E manca una cosa, però manca un dettaglio, perché come in tutti i casinò ci sono i croupier e noi abbiamo le nostre croupier. Abbiamo pensato anche a questo, Presidente. Abbiamo 4 carte, abbiamo 4 dorsi di carte, carte che andremo a scoprire, perché identificheranno 4 momenti della vita del Presidente. Io direi di cominciare subito, non perdiamo tempo e andiamo a scoprire la prima carta. Eccola qua, è l'uomo, si piace in questa foto. Abbiamo trovato questa. No, sinceramente mi sento un po' imbarazzato, però devo giustificarmi, come sempre. Stavo attraversando, ero quasi arrivato alla panchina e questa foto mi è stata scattata mentre stavo nel campo del Perugia. Ah, allora è comprensibile. Devo dire che non avevo mai preso così tanti accidenti in tutta la mia vita. Infatti sono arrivato e stavo giusto pensando in quel momento, se arrivo a stasera sarà è già una cosa tanto, buona. È già tanto, è già tanto. Tutti pensavano che pensassi chissà cosa, in realtà stavo solo pensando, è stata dura attraversare. Beh, il campo. Però devo dire che sono stato fortunato, perché l'ultimo derby, che purtroppo è andato male, quindi la prossima volta riattraverserò il campo, perché per non farmi attraversare il campo c'era un'altra entrata, quindi l'altra volta non me l'hanno fatta usare. Mi hanno fatto passare da dietro e sono andato direttamente in panchina, quindi non ho dato fastidio a nessuno. Però abbiamo perso, quindi quando rigiocheremo un altro derby io ripasserò in mezzo a campo. Come ha fatto questa volta. Sì. Allora, è un asso di cuori, il cuori anticamente, voglio partire da qui, rappresentava i contadini, quindi la classe non abbiente sicuramente. Io prendo alcune sue parole, so che lei è nato in un quartiere, diciamo, povero di Livorno, sì. E ultimamente ha dichiarato quando ero bambino ed ero poverello, eccetera, eccetera, eccetera. Io vorrei partire da qui, perché l'uomo che è oggi ha sicuramente un trascorso come ognuno di noi, un'adolescenza, una gioventù. Sono curioso di conoscerlo. Sono nato come tanti altri, insomma, a parte sono nato nel 1961, quindi sono nato nel Medioevo.
oggi parlare del 1961 è una cosa, io delle volte ci penso, insomma, è una cosa. Comunque sono nato a Livorno, sono nato in questo quartiere, diciamo, più sfortunato di Livorno, si chiama Shanghai, un quartiere non proprio... C'è anche a Terni. Benissimo, non è proprio il male. Credo che in ogni zona d'Italia ci sia un quartiere meno. A un certo punto mio babbo che veniva insieme a mia mamma da, diciamo, mio babbo da Livorno, mia mamma invece veniva da un paese vicino, che era stata una sfollata durante la guerra, e quindi a un certo punto, per farla breve, trovarono me insieme a un'altra bandaccia di una decina, 15 ragazzi, che stavamo tentando di rubare una gomma a una macchina. Quindi stavamo tentando, perché insomma eravamo piccoli e non avevamo ancora capito come si rubava, crescendo ho imparato. E... quindi la carriera sua è iniziata lì, sì, con quella gomma. Però mio padre decise di prenderci tutto, baracca e burattini, e di portarci poi a vivere nel paese d'origine con le servette. Quindi poi il resto della mia vita l'ho vissuta in mezzo ai boschi, in mezzo alla campagna, in una maniera direi più sana. Poi a 14 km scarsi da Livorno io ci andavo in bicicletta per andare al mare tutti i giorni, quindi voglio dire, in una maniera un po' diversa, però un'infanzia per me bellissima, perché ogni uomo viene segnato dalla vita che fa, no? Io certo. Non ricambierei la mia vita con niente al mondo, perché essere nato in una famiglia umile, in una famiglia normale direi, insomma, dove mio padre e mia madre si erano sposati, lui 19 anni, lei 18, e avevano avuto dai genitori due forchette, mi sembra, che gli avevano tirato fasciate in una mutanda, e poi non avevano niente, perché andarono in chiesa a sposarsi, mia madre era già incinta, per me mia madre insomma ci corre pochissimo, e il prete dette anche due schiaffi a mio padre, che era un tipetto anche un po' nervoso, e c'era il famoso Don Batini, quindi mio padre lo guardò un po' come dire, adesso che succede qua? Però Don Batini era una persona di peso, quindi disse a mio babbo che insomma certe cose non si facevano. Ricordo che mia madre era ancora minorenne, perché 18 anni non eri maggiorenne, esatto, ci volevano i 21 anni. Comunque Don Battino alla fine sposò questi due individui, questi due ragazzi. Questi due ragazzi hanno poi avuto tutta una vita particolare, perché insomma non giravano molti soldi per casa. Il sogno di mio padre a un certo punto era quello di fare il camionista, perché lavorava per terzi, portava il latte, e noi quindi spesso mangiavamo latte. Pane e latte è stata, diciamo, sono cresciuto a pane e latte. Pane e latte. E il latte in tutti i modi possibili e immaginabili. Mi ricordo una volta mia mamma ci fece il dolce, che erano frittelle fatte con riso e con latte. E la sera avevamo mangiato caffè e latte, che io ho cominciato da lì a vedere i cartoni animati che poi ho visto nella mia vita, sono un appassionato di cartoni animati. E delle volte hanno visto queste scene strane, no? E mi ricordo la mia infanzia, perché Ratatouille a un certo punto si ferma davanti. Ecco, io mi fermo davanti a una tazza di latte. Per me caffè e latte vuol dire cena, vuol dire famiglia e vuol dire momento di serenità. Perché poi oltretutto io ho vissuto tutta la mia vita, quando mio padre è riuscito a comprarsi il primo camion, firmando tante cambiali, perché questo era il suo destino, io ho cominciato ad avere il terrore di un padre che andava via da casa, una casa dove tu vivi con la tua famiglia. Cioè io devo dire che sono un po' sciocchino, un po' stupidino, io ho cominciato a capire che si nasceva bambini e si diventava adulti, forse passati gli 11-12 anni, insomma, perché prima ero veramente convinto che io ero un bambino, l'altro erano diciamo i genitori, ed era un po' assurdo per me pensare che qualcuno morisse. La prima persona che ho visto morire nella mia vita, che ho capito che era morto, è stato il padre di mia madre, con la quale mia madre non parlava da una vita di tempo, perché lui aveva il vizio di picchiare la mamma di mia mamma, e mia nonna è morta di TBC. È morta di TBC 20 giorni dopo che io sono nato, non mi ha mai preso in braccio, e questa per mia madre è stata una cosa infernale. E quindi odiava suo padre, io non lo vedevo. Suo padre mi tirava delle caramelle da piccolo su un balcone dove noi stavamo e vivevamo, quindi è una storia un po' così. Ma mia madre era una persona tosta, cioè una di quelle che quando... è una persona tosta, una di quelle che quando dice adesso con me hai chiuso, anche quando diceva noi da bambini hai sbagliato, punto, oppure fai come ti pare. Non so se lei si è mai sentito dire fai come ti pare. Fai come vuoi, è la cosa più atroce sulla faccia della terra. Perché tu sai che devi fare quello che lei ti ha già ordinato. Se non lo fai. E se non lo fai è la fine. Fatta. E comunque mia mamma, insomma, io però scoprii un giorno che era morto quest'uomo che io non avevo nemmeno interpretato bene come mio nonno.
perché vidi passare il funerale sotto casa, al quale puntualmente mia mamma non solo non andò, quando il funerale passò sotto casa e arrivava, mia madre prese tutti i figli, li mise in casa e chiuse la porta di casa. Quindi. E disse fai quello che te pare, fine. Mentre avevano un rapporto adorabile con il padre di quest'uomo, e cioè il suo nonno, che era il mio bisnonno, che era un signore che poi è vissuto fino a 102 anni, una persona che io ricordo con molto piacere. Avevo due nonni strani, perché uno era stato fascista, l'altro? E l'altro era stato un forte comunista, da bravo Emiliano, quindi e i due si erano un po' odiati per tutta la vita, insomma c'era stata veramente questa situazione che io ho capito poi nel tempo, piano piano. E il nonno di mia mamma era praticamente zoppo perché aveva preso manganellate dai fascisti. Mia madre quindi questa cosa ce l'aveva insomma dentro, erano momenti diversi, però io ritorno al 1961, sono nato in un'altra epoca, quindi quando, qui vedo ce ne sono alcuni insomma come me, che arrivano dal passato, che quindi hanno ricordi completamente diversi, no? Io ho letto di recente un giornale che mi ha molto colpito, dove nel 1963 tre giornalisti, scrittori americani dissero nel 2000 gli uomini leggeranno i giornali sul telefono e il telefono servirà anche per fare operazioni in banca. Penso che è un giornale dove ho visto, io sono rimasto abbastanza colpito, ma era un tempo dove noi pensavamo che quella fosse fantascienza, no? Quando parlavamo del 2000 e io avevo già 20 anni comunque, il 2000 era una cosa lontana insomma, e devo dire che per quanto vivevano gli uomini al tempo, forse non tutti pensavano di arrivare al 2000 insomma. Comunque, detto ciò, lei cresce, sì, passano gli anni e c'è un momento importante della sua vita quando si arruola nei parati. No, bisogna arrivare un po' prima. Sì, io a 18 anni avevo i capelli, adesso lo so che qui scoprirà un carride, perché io avevo i capelli lunghi fin qua. Non oso immaginarla. Sì, tutti con i boccoli, tutti con i riccioli. E mio padre mi ha sopportato fino al 4 aprile, la data del mio compleanno. Ai 18 anni, mio padre che stava sempre in giro per il mondo con questo camion, che io temevo che non tornasse mai, quel giorno me lo sono trovato a casa. E mio padre ha detto con chiarezza quel giorno, o ti fai i capelli o te ne vai. Perché oggi hai 18 anni, quindi sei maggiorenne, puoi vivere come ti pare. Scelto? Chiaramente, sì, io sono andato via. C'avevo già le valigie pronte, avevo dovuto fare. Ho preso le valigie e sono andato via. Certo, 100 metri fuori casa già cominciava a domandarmi come farò? Come farò, cosa ho fatto. Sono arrivato giusto a una cabina telefonica, c'era ancora la cabina telefonica. Ho messo un gettone che avevo comprato poi al bar vicino e ho chiamato un amico che già al tempo aveva la macchina perché lui era più grande e gli ho detto senti io sono fuori casa, mi fai capire un po'? E quindi lui mi ha portato, c'aveva un impianto balneare, io sono andato a fare il bagnino praticamente da lui, o meglio sono andato tanto ad aprile ad aiutare il padre ad aprire e dormivo in una casetta sul mare. Quindi questo è stato l'inizio. Poi da questo inizio ad altre cose, sì, ho deciso a un certo punto dovevo fare il militare, alla fine ho fatto il paracadutista. E ho fatto il paracadutista e mi sono trovato bene perché era un po' quello che desideravo, diciamo che ero un po' scapestrato, ero un po', come si può dire, insomma, non era proprio uno tranquillissimo, sereno, che si comportava in maniera ligia e precisa. E quindi avevo bisogno di qualcuno che mi educasse, di qualcosa di forte. E in quella caserma io ho trovato l'educazione, perché ho trovato prima un modo di sfogarmi, e poi perché c'erano tante cose da poter fare, quindi c'era una grande attività sportiva, quindi io potevo sfogarmi in tutti i modi. E poi trovavo un ambiente dove c'era un po' di gente come me, quindi insomma ci capivamo, stavamo chiusi nella caserma e i nostri ufficiali, i sottufficiali erano all'altezza, e quindi lì ho preso un po' di educazione, ho avuto una grande fortuna. Ma la grande fortuna, la fortuna più grande è stata poi che nell'82 sono finito a Beirut, perché nell'82 scoppia la crisi in Libano. Quindi ha partecipato a quella guerra, a quel conflitto? Sì, io ho partecipato sia al Libano 1 che al Libano 2. Quindi ho iniziato praticamente nella prima missione, dove siamo arrivati dopo Shabra e Shatila, e quindi scoprendo all'improvviso, passando da un ragazzo che faceva una vita normale, una vita diciamo come tutti, ho scoperto a un certo punto la brutalità della guerra, perché io ricordo ancora l'ingresso a Shabra e Shatila. Se potete trovare su alcuni documentari, ci sono dell'epoca. Insomma, io ricordo l'essere arrivato in questo aeroporto di Beirut e da lì a piedi aver fatto 5 chilometri, forse
pochi, insomma, insieme a tutti gli altri, camminando per questo stradone che c'era, tutto un po' bombardato, e siamo arrivati praticamente fino a Sciabrasciatela. Ma la cosa che mi ha colpito è che lì c'erano state le guardie di Sharon, c'era stata la strage di Sciabrasciatela, c'erano morti da tutte le parti. E c'erano morti, gli animali erano morti, i cavalli erano morti. Ricordo un cavallo quasi in putrefazione proprio prima di entrare a Sciabrasciatela, che era il preludio, no? Perché noi che arrivavamo da un mondo normale, abbiamo incontrato questo cavallo così morto, gonfio, perché il sole era caldo, quindi c'era tutto. E siamo rimasti già un po' scioccati nel vedere un animale in quelle condizioni, ma non avevamo ancora visto niente, perché quando poi siamo entrati dentro Sciabrasciatela, Non sto qua a sottolinearvi, ma sappiate che molte persone sono state ammazzate col coltello, insomma, con armi quindi, bianche. Con armi bianche. E quindi era successa la cosa peggiore, cioè non c'era un angolo, non c'era un posto dove non ci fosse qualcuno che appariva in brutte condizioni. I fortunati erano morti sparati. E se vogliamo dircelo, sempre a memoria, il feto di una donna di fuori, e questa donna morta per terra, quindi voglio dirvi. E una stivalata sul feto, perché si capiva perfettamente che qualcuno aveva schiacciato questo. Quindi una scena che ci ha fatto diventare tutti uomini vecchi. Cioè in 3 minuti siamo diventati da ragazzi giovani a uomini vecchi. Non è successo niente quel giorno, perché non c'era più nessuno. Quella era una città, un posto morto. Però è una scena che è rimasta nei suoi pensieri. Una scena, noi abbiamo contribuito a ripulirla. Però qualcosa che è rimasto proprio della serie... la vita, se questa è la vita, è una cosa diversa. È una brutta vita. E un altro episodio poi ha segnato la sua vita. Lei era già sposato, era il 16 agosto del 1995. So che percorreva, perché ho letto una sorta di atti, percorreva la strada in direzione Olbia. Era in pantaloncini corti, t-shirt, una Fiat 1 con sua moglie e il suo figlioletto. E che cosa accadde? Cosa si trova davanti? Lei deve essere studiato tutte queste cose. Qua e là. Comunque sì, vabbè, la mia esperienza militare mi aveva lasciato, se vuole io le posso dire che finì di fare il militare perché restai coinvolto in una sparatoria a Viterbo, un po' di casini, un po' di situazioni, dopo una serie di vabbè, cose brutte, ma insomma banali, e io lì mi congedai e smisi di fare il militare, almeno in Italia. E ho avuto un po' di passaggi avventurosi nella mia vita da ragazzo. Poi sono tornato in Italia e il concetto era che quel giorno stavo su questa strada perché avevo sbagliato strada 4 volte. Guidavo la macchina che era di mia moglie, era una 1 bianca. C'era mia moglie accanto, come tutte le mogli, e mi stavo trasferendo da Alghero, stavo andando come si chiama, all'isola, no? L'isola che c'è avanti... Maddalena. Sì. E quindi dovevo passare da tempo, insomma, dovevo fare un giro. Invece avevo sbagliato strada 3-4 volte. Poi io viaggiavo sempre in macchina a velocità altissima. Quel giorno mi era preso di viaggiare a 40 km orari. C'era mia moglie, c'era mio figlio, in macchina, è caldo. Datti una smossa, fai, ma poi guarda la strada, non puoi prendere destra, sinistra. E alla fine mi trovai su questo lungo rettilineo, dopo una curva, e su questo rettilineo era la piana di Chilivani. Mi trovai in mezzo a una sparatoria dove un gruppo di malviventi, la storia racconta che dovevano essere circa 16, poi 9 di loro vennero processati. Insomma, questi malviventi erano impegnati in un conflitto a fuoco con dei carabinieri, Walter Frau e Ciriaco Carro. Walter Frau e Ciriaco Carro morirono tutti e due, uccisi da questi carabinieri, morirono anche dei malviventi. Io passavo in quella strada e ad un certo punto... in mezzo a questa sparatoria rallentai con la macchina, mi fermai con la macchina e dissi a un signore che stava per sparare ad un altro, a un carabiniere, adesso che fai? E lui per tutta risposta sparò. Quindi adesso che fai, l'ammazzi, si concretizzò in... Quindi andai avanti con la macchina una 20 metri, 30 metri, 40 metri, 50 metri. Poi dissi a mia moglie di andare via, di andare alla guida e di andare via. Scesi dalla macchina e andai a continuare quello che era iniziato. Qui lasciamo perdere, ma comunque diventai il super testimone della strage di Chilivani, quello che aveva visto che lì c'era una croma, una Fiat croma, non so se ve la ricordate, forse i più adulti, c'era un pulmino, questo pulmino alla fine e questa macchina con questi malviventi andarono a finire in una casa che venne individuata, era una cascina,
dove loro nascosero le armi. Non entro in tutti i dettagli, perché poi sono dettagli che sono rimasti in parte anche segretati. Da lì quel giorno passava Cossiga, quindi passò Cossiga 20 minuti prima dell'inizio della sparatoria. Quindi ci sono molte storie che vogliono una storia molto avventurosa, cioè nel senso che io rischiai la notte di finire in galera, insomma, no? Quella notte perché, lì? Sì, quella notte, perché io poi mi fermai lì, detti l'allarme e aspettai che arrivassero tutti, aspettai parecchio tempo. E quando arrivarono tutti ci fu un altro pezzo comico, perché comico niente, tragicomico. Ma diciamo tragicomico, perché io ero pieno di sangue da tutte le parti, e avevo delle armi, tra armi prese ai malviventi e armi prese ai carabinieri ormai deceduti. E mi ricordo che lì arrivarono un reparto dei carabinieri che... Quando mi videro ci fu qualcosa di strano quel giorno, perché io dissi a loro, prima arrivarono una macchina della polizia, arrivarono due ragazzi, poveracci, che quando arrivarono mi dissero, ma che è successo, che c'è, mi dia le armi. Io, siccome erano tutti vestiti da soldati, io dissi, signori, le armi ce le diamo quando qui arriverà una marea di gente, io oggi non vi do nulla, sto qua, sto fermo, voi state là, io non sparo, voi non sparate. Però qui penso che tra poco arriveranno anche altri, quando arriveranno tutti io consegnerò le armi. Mi ricordo questi ragazzi che si misero a piangere vedendo i colleghi per terra morti, vedendo una situazione che era veramente... C'era il sole, era caldo, cominciavano ad arrivare le mosche. A quell'ora erano già le 4:30, era una schifezza vera. C'erano bossoli da tutte le parti, non mi ricordo se furono sparati 130 o 140 colpi. Insomma, una cosa pazzesca. E dopo un po' arrivano i carabinieri con le volanti, e lì si riempì di gente, e allora io riconsegnai le armi e dissi che avevo visto le cose. E quando succedono le cose strane, no? Perché io dissi che dovevo portare la mia famiglia alla Maddalena, e allora il comandante di questi carabinieri non si pose nemmeno troppe domande, prese per buona questa cosa, mi domandò il mio nome, chi ero. Evidentemente guardarono chi ero. Tempo era ancora un tempo dove sui terminali c'era scritto se avevi fatto il militare, dove l'avevi fatto, cosa avevi fatto o chi eri, e in qualche modo si convinsero che io potevo andare alla Maddalena, e mi dissero con che macchina vai. Io dissi, c'ho una 1 bianca targata a Roma, al tempo c'erano ancora le targhe, e loro dissero tranquillo, troverai 200 posti di blocco ma non ti fermeranno mai e arriverai alla Maddalena. Alla Maddalena troverai però dei nostri, gli detti il nome di questo albergo dove andavo, e ti riporteranno indietro. Io tutto pieno di sangue montai in macchina, non ebbi una lunga conversazione con mia moglie, che non ve lo dico nemmeno poi la conversazione che venne fuori, perché lei mi fece una domanda e io gli detti una risposta. Era l'unica domanda che lei mi fece, e io gli detti l'unica risposta che potevo dargli, la verità, e l'unica volta che ho detto la verità in tutta la mia vita. A sua moglie? No, a mia moglie. In generale. A tutti. A mia moglie. E poi sono andato praticamente fino alla Maddalena, e quando arrivai alla Maddalena mi fermai a Tempio, Pausania, e a lavarmi in una fontana. E c'era tutta la gente che arrivò all'intorno, che mi guardavano tutti come se fossi... Io ero pieno di sangue da tutte le parti. Quindi mi lavai, mi detti una lavata, sangue avevo in faccia, sangue avevo nelle mani, e così via. E poi rimontai in macchina, tutti zitti. E tutte le volte che arrivavo vicino a un posto di blocco, mi fermavano come tutti e poi dicevano vai. E quindi tutte le volte vai, avevo detto, eravamo in macchina in quattro, perché c'era anche mia suocera, e quindi arrivai a destinazione, lì trovai già dei carabinieri, che quando io dissi all'albergo sono Bandecchia, e questi mi dissero devi venire con noi, io salutai mia moglie, andai via, e tornai poi a casa un paio di giorni dopo, perché durante la notte poi ci fu tutta una serie di situazioni, ritornai sul posto, perché c'erano, oltre ai carabinieri che vennero spostati, c'era già un malvivente morto. Poi quella notte vennero arrestati altri due malviventi, non facciamo i nomi, tanto poi ve li leggete, ma comunque il capobanda è un altro, che il capobanda aveva 9 cartucce nello stomaco e quindi era un po' malato, e stranamente di vicino a un posto di blocco, era insieme a un altro, l'altro gli venne in mente a 50 metri dal posto di blocco di fermare il furgone e suicidarsi. Insomma, diciamo... Fu una notte movimentata. C'è chi ha sospettato che venne suicidato quel giorno, anche perché non si era suicidato con la sua mano preferita. Non so. Ma detto questo, tutta una serie di cose. E quindi fu una nottataccia. Poi morirono altre 3 persone in questa storia. Ci fu una storia che andò molto lunga.
E poi un anno dopo ci fu il processo. E niente, anche lì poi ci furono tante altre disavventure, perché il mio nome venne segretato per molto tempo. Il magistrato che indagava si chiamava Cao, e il magistrato che indagava disse: il tuo nome non verrà fuori. Poi mi fece fare una scelta e mi disse: tu vuoi che mettiamo davanti a casa tua dei carabinieri o vuoi che ti diamo delle armi? E si rispose da solo dicendo: ho capito, ti diamo delle armi. Delle armi. E quindi se no, aveva la rotta. Però abbiamo ancora qualche minuto per continuare con l'uomo Bandecchi, che non è fatto soltanto di guerra in Beirut o di, per fortuna, insomma, episodi anche, come questo. Anche tante cose. Ci sono anche cose belle della sua vita. Come passa il tempo libero, Presidente, quando ne ha? Non so quanto ne possa avere, però. Palestra? Guardi, ultimamente io non ho molto tempo libero, anzi sono anni che non ho tempo libero, però quando passo del tempo libero lo passo con pochissimi amici. Io ho pochissimi amici, proprio potrei dirle 2-3 persone. E qualcuno è morto purtroppo nel tempo, e quindi anche questo, pezzi, ho 2 amici che sono morti. Uno è stato ucciso in casa sua da un gruppo di 6-7 malviventi durante una rapina. Era un amico importantissimo per me, e pezzi, avevo litigato con lui la sera prima, e la mattina mi venne da ridere quando la figlia chiamò in ufficio e disse: ma mio padre non risponde al telefono, non fa nulla. Allora mi venne da ridere, perché questo me lo disse mia moglie. Io dissi: vabbè, sto cretino ha fatto un'altra micchiata, e scusate il francese, ma così dissi quel giorno. Poi cominciai a telefonargli, perché anch'io dissi: ma però perché non risponde? E alla 10ª chiamata, dove non rispondeva, dissi: vabbè, devo andare a vedere. Sì, montai in scooter e andai praticamente a Casa Palocco, dove lui viveva. E quando arrivo a Casa Palocco vidi un elicottero che volava in cielo. E fu una situazione mostruosa, perché arrivai in questa nuova casa dove lui era andato da poco tempo. Gli avevo detto di non andare, perché lui faceva il gioielliere e aveva portato lì delle cose che aveva nella gioielleria, e gli avevano fatto questa rapina pensando che avesse soldi contanti e gioielli. In realtà gli rubarono un po' di gioielli che aveva, ma soldi contanti non avevano, e siccome cercavano i soldi contanti lo torturarono, lo presero a calci e lo ammazzarono. Questo signore si chiamava Lenzi. E poi vennero su tutti i giornali una storia incredibile. Sembrava, questo signore era separato, quindi frequentava altre donne, cioè come tutti gli uomini normali, voglio dire, che fanno qualcosa di normale. Ma apparve come, addirittura mi ricordo un titolo su un giornale: lui era alle 7 del mattino nudo in casa. Cioè una cosa mostruosa, no? Nudo in casa. Perché alle 7 del mattino siamo tutti con la muta in casa, no? Cioè abbiamo tutti, non lo so, la muta da sub. E poi vennero fuori tante storie, frequentava. Poi tutto si risolse sul fatto che era stato tradito dalla domestica, addirittura, che viveva con lui da un po' di tempo. La ragazza era stata obbligata a tradire questa cosa, aveva aperto la casa, diciamo, per dell'etnia, non mi dilungo, ma aveva fatto entrare in casa questi 7 malviventi che per cercare i soldi l'avevano praticamente preso, l'avevano torturato con una batteria bruciandogli tutte le mani. Io l'ho visto mesi dopo, quando era morto, quando l'hanno ridato il corpo, e era distrutto. Io nemmeno l'ho riconosciuto. Poi un calcione in faccia, l'ultimo calcione in faccia, un trauma cranico, e quando arrivarono i carabinieri in casa sua, perché arrivò tutto, lui era ormai morto. Un altro mio amico invece, che era un grande amico, una persona stranissima, un personaggio particolare, che io e lui non ci avevamo proprio niente, che azzeccava l'uno con l'altro, ma mi aveva colpito perché era un tipo magretto, un po' tisichetto anche, oserei dire, anche se pensava di essere molto figo. E una volta eravamo in palestra sotto la doccia insieme ad altri, io facevo la doccia, lui faceva la doccia, e alla fine uno che stava fuori di testa cominciò ad attaccarmi, perché io non conoscevo certi musicisti o certi cantanti. Io non li conoscevo, non mi sono mai occupato, era la mia ignoranza. Però questo insisteva che ero un po' fuori di testa. E alla fine questo tisichetto parte per difendermi. E io lo guardai, perché lui si prese con quest'altro, che alla fine io dovetti andare anche a dividerli, perché stavano certo, veramente per far legnate. Per dividerli bastava tenerli così per i capelli, no? Certo. Cioè in due, era una cosa facile. Però mi aveva colpito che lui con questa, cioè, si era messo a difendere me. Era l'unica persona che nella vita, e ci eravamo conosciuti, era il 95, ed è morto il 13 gennaio di quest'anno. L'hanno trovato dopo 3 giorni morto in macchina, andando in un centro commerciale, ha avuto un infarto, si era sdraiato dietro della macchina perché stava male. Io ero fuori, non ci avevo nemmeno parlato, perché pare che lui fosse da 6-7 giorni, aveva un forte dolore e mal di stomaco. E siccome io nella mia vita
mi hanno messo uno stent, quindi so che il mal di stomaco è la cosa che mi fa più paura in assoluto. Se lei mi dice entra in una gabbia di leoni, io dico c'entro, ma se ho un po' d'acidità di stomaco mi sento proprio male. Quindi gli avrei detto, se ci fossimo sentiti, fatti vedere, guarda, perché per me non è normale questa cosa, poi non l'aveva mai avuta. Invece lui era convinto di avere un'ennia iatale ed è morto. Quindi eravamo 5 amici e me ne sono rimasti 3. Allora, per questo primo step siamo in conclusione. Ci vorrebbero altre 10 puntate per parlare dell'uomo. Voglio dire che uno dei miei amici può essere seduto qua, perché taglia vento. Persona che trovo anche molto rispettabile. Sì, sì, ma dopo parleremo anche di Tagliavento. Parleremo anche di Paolo Tagliavento. Come dico sempre nelle altre trasmissioni, qui non cambio, la trasmissione continua. Restate lì, posate il telecomando, perché c'è Bandecchi con la seconda carta. A tra poco. Ah, quante ne facciamo di puntate? Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Umbria è specializzato nel settore dell'estetica e dell'acconciatura. La scuola, nata dalla passione per il mondo del benessere, è diventata nel campo dell'estetica, dell'acconciatura e del trucco il punto di riferimento per chi intende accedere a queste professioni e per chi, già inserito, intende specializzarsi. Eccoci tornati, abbiamo esaurito, avremmo voluto parlare molto molto di più dell'uomo Bandecchi, ma i tempi che abbiamo a disposizione sono quelli. È il momento ora di girare, di scoprire la seconda carta, quella che andrà ad identificare un altro momento, un momento importante, il momento clou della vita di Stefano Bandecchi. E allora scopriamo la seconda carta, il secondo asso. Ed eccolo qua, è l'imprenditore. Si piace di più in questa foto? È più sobria di qualche anno fa, forse. No, ma c'è, lei mi vuole essere invecchiato? No. Poi dice che uno si innervosisce. Andiamo avanti, va.
ore e ore di prove per fare queste gag, naturalmente ci siamo visti già nei giorni scorsi. L'imprenditore, abbiamo parlato. Vedete, qui tutti mi conoscono come una persona seria nel mondo, ma i miei amici per esempio hanno sempre pensato che io sarei sopravvissuto anche andando a Zelig. Vabbè, ci è andato vicino, è andato a Iene, quindi voglio dire. Allora, l'imprenditore a 360 gradi, non ha bisogno di tante presentazioni, persona sicuramente audace. In genere si dice che la fortuna aiuta gli audaci. Lei, presidente, così percentualmente quanto si sente audace e quanto fortunato nel campo dell'imprenditoria, visto che credo sia stato molto audace, ha spaziato, spazia in tanti settori, dal benessere, alla ristorazione, all'università, alla cultura. Guardi, prima di tutto, come tutti gli imprenditori, almeno gli imprenditori che l'impresa la fanno seriamente, la fanno bene e la prolungano, e prolungano il loro successo nel tempo. Perché tutti noi possiamo avere fortuna, ho in mano due dadi, no? Io posso tirare i dadi e tutto può andare bene anche per 2, 3, 4 anni. Gli uomini si misurano per quanto tempo e per quanto tempo l'impresa che hanno fatto dura, e se il loro, diciamo, benessere o le loro capacità durano nel tempo. Per fare questo serve, secondo me, un gran senso di ottimismo, sempre, serve una gran voglia di lavorare e serve di essere e di conoscere bene se stessi e di conoscere esattamente tutti i propri limiti. Anzi, direi che un ottimo imprenditore deve partire dai propri limiti, cioè deve cominciare a conoscere in maniera esatta tutti i limiti che ha, perché è inutile che un imprenditore si voglia confrontare con qualcosa che non può fare. È come essere nati per fare il lancio del peso e voler fare il salto in alto. Cioè, lo puoi fare per passione, ma non diventerai mai un Fosbury, no? Cioè, non diventerai mai un campione del mondo, perché non hai proprio le caratteristiche. E allora un imprenditore che deve avere determinate certezze nella vita e deve vivere di ottimismo, prima di tutto si deve conoscere. Quindi deve conoscere a menadito tutti i suoi difetti e deve capire tutte le caratteristiche che non ha e che sono assenti. E io questa dote credo di averla sempre avuta. È una dote, è una fortuna. Cioè, non devi restare umiliato con te stesso del fatto di dirti che non sei evidentemente quello che vorresti essere. Tutti vorrebbero essere alti, belli, biondi, con gli occhi azzurri e tutti. E poi si nasce anche diversi. E quindi devi campare tutta la vita. Inutile stare tutta la vita seduti su una sedia a rammaricarsi che non sei alto, biondo e con gli occhi azzurri. E allora un imprenditore deve essere questo, deve sapere che se sei un po' tarchiatello, se sei robusto, se c'è una faccia brutta e non c'è una faccia bella, te la devi cavare comunque per quello che sei. La vita tanto ti premierà e devi sapere che tu devi fare grandi programmi che vanno, diciamo, a situazioni eccezionali, devi costruire dei monasteri, devi costruire delle basiliche. Lei è presente chi ha fatto la basilica di San Pietro, no? Ci sono voluti, mi sembra, 350 anni per finire. Esatto. Chi l'ha iniziata aveva un progetto, ma ha iniziato e non ha mai visto né la metà e nemmeno la fine. Chi ha visto la metà non ha mai visto la fine, e presumibilmente quelli che hanno messo il mattone finale non sapevano niente di chi aveva visto l'inizio e di cosa c'era lì. Ecco, un buon imprenditore deve ragionare così, come secondo me un buon politico. Deve costruire qualcosa che non vedrà finire, devi iniziare un'opera sapendo che quell'opera è un'opera importante. Quindi già qui ci vuole un carattere, cioè il carattere di non avere fretta di vedere la fine, perché la fretta di vedere la fine è una fregatura nel mondo dell'impresa sempre. Non devi avere fretta di ottenere un guadagno, perché se puoi ottenere un guadagno subito, fai 13 o facevi 13 alla schedina, vinci la lotteria e hai guadagnato dei soldi. Ma tu devi creare un'impresa che è capace di rigenerare se stessa ogni giorno ed è capace di creare quindi lavoro e di creare benessere. Questo passa attraverso serietà, attraverso bellezza e attraverso regole precise. Non puoi scappare da queste regole. Quindi, lei ha parlato di inizio e di fine, parliamo dell'inizio. Sì. Una voce così mi ha detto che lei ha iniziato vendendo enciclopedie. Sì, no, non solo enciclopedie e computer, perché io lavoravo per un'impresa che faceva il rappresentante per questi signori, che vendevano computer, vendevano alcune fascicoli di banche dati
tipo il fisco, tipo le leggi d'Italia, quindi a commercialisti, c'erano prodotti per i medici, insomma. Io avevo messo su, avevo finito di fare il militare, avevo fatto la guardia del corpo per un periodo a una persona, poi mi ero reinserito nel mondo di tutti i giorni, insomma, e avevo trovato questo lavoro e quindi provavo a fare questo lavoro. E la facevo abbastanza bene a un certo punto, perché la mia fortuna è stata trovare un vecchietto un giorno, quando poi facevo il rappresentante, che mi disse, caro, come si chiama lei? Stefano Bandecchi. Caro Bandecchi, le voglio dare un'informazione. Qual è la cosa? Lei sta sulle palle a tutti. Bene. Buona, buon inizio. Sì, cioè lei deve sapere che lei è antipatico. Lei ha un atteggiamento antipatico, ha una faccia antipatica, e io quando lei è entrato per 10 minuti mi sono domandato se era una rapina o se lei alla fine... Lei è proprio uno che non... Cioè, lei deve sapere com'è, perché lei non sa com'è e non ha accettato di essere così, sgradevole. Però poi vedo che andando avanti lei sa essere anche simpatico, allora io le voglio consigliare, quando lei andrà i prossimi appuntamenti, di sapere che lei è sgradevole, di sapere che il suo interlocutore sta pensando, oddio, ma questo quando se ne va? Se lei saprà giocare con la sua sgradevolezza, lei diventerà un uomo vincente, se no no. Lo ringraziai, chiaramente non comprò nulla e andai via. Però mi aveva messo in testa questa cosa, no? Che poi non sapete, ma questo è stato un po' cattivo con me, mi ha detto che sono sgradevole, brutto, cioè... Però dissi, però mi ha dato questo consiglio spassionatamente, era un uomo di un'ottantina d'anni, stava in un, vendeva francobolli, quando c'erano ancora queste cose di francobolli, delle monete, e quindi stava lì in un posto tutto impolverato, ed era il suo, la sua passione, si vedeva che quello era il suo mondo, no? Forse un giorno sarà morto là dentro, era un uomo magico secondo me. Questo uomo magico, quindi alla fine mi convinsi che quest'uomo in modo... Così, senza voler niente in cambio, mi aveva dato un suggerimento. Entrai in un appuntamento successivo e mi venne una battuta dopo 10 minuti che parlavo. Senta, sì, io lo so che lei sta pensando che io potrei fare una rapina, lei non si è ancora convinto di cosa venga a fare, che sono un po' sgradevole, ho una faccia brutta perché mia madre mi ha fatto con l'ascia, poi con la lima mi ha lasciato anche le cicatrici. E questo cominciò a dire, no, io non è, no, non è vero, una cosa... Cioè si vedeva che era... quasi spaventato del mio nuovo atteggiamento, però poi si calmò, io lo calmai, ma guardi, tutti pensano così, e cominciamo in sintesi a entrare in confidenza, e feci il primo contratto della mia vita, cioè questo comprò praticamente delle cose da me, che non ho mai riuscito a vendere nulla, quindi io uscii fuori, tornai dal vecchietto e gli dissi, guardi, grazie. Lei, sì, grazie, lei è un fenomeno, perché lei mi ha dato una soluzione, una chiave, una soluzione, e da quel giorno io ho capito due cose, devi sempre ascoltare tutti, devi saper portare a te quello che il suggerimento che ti hanno dato, devi viaggiare come se tu fossi una batteria con una presa, metti la presa negli altri e carichi quello che gli altri sanno, farai molto prima arrivare agli obiettivi e ai risultati. E così ho fatto, soltanto che questa azienda, che dicevo poi fallì e che era agosto, e a me doveva darmi tanti soldi, e non mi dette nulla, io quel giorno decisi che non avrei più lavorato per nessuno. C'avevo un negozio sotto all'ufficio che... vendeva computer, e allora andavo a comprare i computer da questo signore, prima ne comprai uno, feci delle fotografie, mi preparai un kit e cominciai ad andare a vendere computer. Poi, siccome non avevo queste banche dati, questi libri, questi volumi, diciamo, che dovevo vendere, allora cominciai a rubacchiare, diciamo, un po' di prodotti a un editore che si chiama l'editore dell'European Book, quindi cominciai di Milano. Signore che poi un giorno avrei conosciuto, perché un giorno praticamente facendo un appuntamento da un medico trovai un tizio, che era una persona, e mi disse, ma lo sai che esistono compact disc, che si può mettere un'enciclopedia su compact disc? Sì, no, non lo sapevo. E allora da questa cosa nacquero i primi compact disc. In Italia eravamo praticamente una delle prime nazioni a utilizzare i lettori ottici, ma... Pensate, all'Aquila avevamo una delle prime aziende del mondo che faceva i compact disc, no? Tutti poi ci hanno messo le leggende, non facevano... E comunque cominciai a mettere su compact disc enciclopedie e banche dati. Quindi tutta una serie di prodotti che andavo a vendere, accompagnati da un computer, e un giorno però decisi che non potevo continuare a fare il rubacchione, insomma. Allora andai da questo editore, si chiama Di Marco, e feci con lui un lungo discorso chiedendogli la concessione alle sue opere che io volevo mettere su compact disc. E lui disse, ma la cosa è compact disc, che idea bislacca,
Comunque, vabbè, io dissi, però, diciamo che mi può far comprare i diritti solo per questa cosa. E alla fine lui, che era uno, faceva affari, disse, va bene, ma a me non mi cambia nulla, quindi facciamo questo affare, le puoi mettere sul computer. Quanto tempo ci mettete a realizzare sta roba? Già fatta. Pronto. E lui dice, come lei, dopo firmato i contratti, questa. Certo. Dice, lei l'aveva già fatta queste cose? Sì. E comunque lui era un giovane imprenditore, un giovane ragazzo, lui era un uomo adulto, di esperienza, si fece una risata e mi fece continuare ad andare avanti con queste cose. Quella fu la sua prima vera impresa? Quella fu la mia prima vera impresa che rendeva molto bene e che mi permise di realizzare tutta un'altra serie di aziende, tra cui la Delta Security System, che era una società che faceva antifurti, che poi è diventata Securitalia, e quindi aveva tutta una progettazione dalla realizzazione dell'antifurto fino all'installazione nelle case. Poi mi fece entrare nel settore del turismo, dove presi dei villaggi e avevo una media, diciamo, società turistica che portava le persone alle Seychelles, poi le portavamo in Irlanda, e poi la società si chiamava Harmony, e poi le portavamo praticamente nei nostri villaggi, un villaggio in Sardegna, due villaggi in Sardegna, un villaggio in Sicilia, e insomma così, diciamo, ci davamo da fare su vari settori. Poi ho cominciato con le costruzioni, con un pezzo di terra che doveva essere comprato e costruito, cioè reinvestivo i miei risparmi. Non ha accantonato, no, non ha pagato le tasse in tutta la mia vita, quello quindi, ok, quindi, quello allora non è stato... Però poi alla fine vede, qualcuno le ha bussato, però lei ha detto una cosa importante. Guardi, mi hanno bussato nel 2009, sono 14 anni che stanno bussando. Lei ha detto una cosa importante che non mi è sfuggita, ho imparato ad ascoltare gli altri, bisogna sempre ascoltare tutti, allora vorrei ascoltare un giornalista o una persona del pubblico che nell'argomento imprenditore voglia fare una domanda al Presidente, che è disponibilissimo. Ecco, vedo una mano laggiù che si alza. Portiamo il microfono, grazie a una delle nostre hostess. Ci possiamo anche alzare in piedi, così sei inquadrato. Si può presentare, la domanda deve essere inerente all'imprenditore. Salve, buonasera a tutti. Lei, essendo un imprenditore di grande successo, cosa consiglierebbe ad un giovane ternano che vorrebbe aprire una propria attività a Terni? E vuole una risposta onesta o vuole una risposta... Onesta. Se divento sindaco io, resti a Terni, faccia la sua impresa e diventerà sicuramente un uomo di successo. Se no scappi immediatamente, non da Terni, dall'Italia, vada via da questa nazione. Vada via da questa nazione, se no, perché questa è una nazione dove, vede, io pretenderò che mi diano l'invalidità, la pensione di invalidità. Perché da ragazzo mi hanno fatto credere che fare impresa fosse una cosa importante, mi hanno fatto credere che bisognava essere onesti e bisognava evidentemente credere nelle leggi e delle istituzioni e alla fine realizzare un'impresa che poteva dare da lavorare agli altri. E questo era un lavoro nobile. Poi scopro, arrivato a 62 anni, che questo è un lavoro invece da criminali, perché in Italia un imprenditore è mediamente un criminale per tutti. Se ti sei arricchito, se sei diventato ricco, hai rubato sicuramente, perché non puoi essere diventato ricco. E anche le leggi che ci sono in Italia possono essere discusse da chiunque. Quindi le consiglio di andare a vivere in Inghilterra, in Irlanda, negli Stati Uniti, in Francia, dove io ho altre imprese, dove la gente è seria e dove nessuno le capiterà mai in casa dicendo che lei ha rubato secondo una loro teoria. Se l'arrestano la mettono dentro, ma se non l'arrestano lei potrà diventare impresa. E quando lei farà successo e pagherà 1.500 stipendi tutti i mesi, o 2.000 o 3.000, avrà due televisioni, un quotidiano telematico, un'università di successo, eccetera, eccetera, le faranno una statua e un monumento. E invece qua la vengono a cercare dicendo e facendo credere a tutti che lei sia un criminale. Dopodiché però tutto si ferma, perché questa giustizia è lenta, è atroce e lei sarà costretto, se ha 62 anni, a spiegare ai suoi figli, perché il suo processo durerà almeno 10 anni, cosa debbono sapere di una cosa molto importante, perché lei forse non ce la farà nemmeno a vedere la fine. Quindi se divento io sindaco, lei resti in questa nazione, perché noi andremo avanti e lei potrà fare qui qualsiasi cosa. Se non divento io sindaco, faccia come me, vada via con me, le dico la verità. Penso risposta chiarissima, soprattutto vera.
C'è un giornalista tra i giornalisti, eccolo qua, portiamo il microfono, grazie. Altra domanda, questa volta della stampa, si può presentare anche la testata certo, giornalistica? Cristian Cinti, Terni Today, buonasera Presidente. Buonasera. Le faccio una domanda, è molto difficile riassumere tutto in una domanda, però le chiedo, se è possibile il punto sulle sue operazioni finanziarie qui a Terni, quindi l'Interpan, la Treofan, e un passaggio anche sulla questione stadio clinica, visto che oggi c'è stato un documento importante della Giunta Comunale. Le faccio anche una provocazione, rompo un po' l'idillio. I maligni, la cui mamma è sempre molto prolifica, sostengono che queste operazioni siano un po' una trovata elettorale. La provocazione serve però a farle dire un'altra cosa, spero. Che cosa ha trovato di interessante in Interpan e in Treofan, che sono due realtà industriali importanti del territorio, che altrimenti avrebbero fatto, insomma, una fine non proprio gloriosa? Ma allora, tanto per cominciare, io ritengo che Terni, ma non voglio entrare in un ambito politico, ma ritengo, ci entreremo sì, sì, no, ma dico, ma ritengo che voi siate seduti su una miniera d'oro. Adesso io non vorrei dire, diciamo, qualcosa che poi uno dice, oh, ma questo viene qua, adesso pensa di... Io credo che voi non conosciate il vostro territorio, credo che non abbiate, lo dico con rispetto, quindi credo che quando dico che non avete rispetto del vostro territorio, non vuol dire che non rispettate il vostro territorio, vuol dire che lo trattiamo un po' tutti con superficialità, no? D'altronde io sono nato a Livorno, vivevo a 14 km da Pisa, 14 da Livorno, non sono mai montato sulla Torre di Pisa, quindi sono l'ultimo che può parlare, va bene? E sinceramente una volta mi ha detto, passa lo scormatore, ho detto, dove sta lo scormatore? Cioè, poi c'è l'Arno, cioè, io ho scoperto delle cose, diciamo sui libri non sono andato a vederlo, quindi sono l'ultimo che può parlare. Ho scoperto che la fortezza di Livorno era una cosa importante che veniva dalla storia, ho scoperto che la battaglia della Meloria, dove i livornesi aiutarono i genovesi, 1400, è il motivo per il quale i pisani e i livornesi ancora oggi si beccano. Però voglio dire, quindi non voglio fare il maestrino, voglio essere chiaro su questo punto. Voi avete il diritto di fare come ho fatto io, cioè di non conoscere il vostro territorio. Però per me Terni è un territorio che ha la possibilità di cambiare completamente la propria consistenza. È un territorio di persone intelligenti, è un territorio di persone che hanno voglia di fare, è un territorio di professionisti validi, è un territorio che offre molto a livello turistico, un'infinità di cose, offre moltissimo secondo me a livello storico e poi offre a livello industriale. Non mi dilungo, a livello industriale io ho preso Interpan, ora è uscito forse, non lo so perché mi sono perso un po', credo che sia uscito già il bando in ogni caso perché la nostra offerta è stata accettata, quindi andrà all'asta e saranno 2 mesi per fare offerte competitive con le nostre. Quindi noi abbiamo fatto l'offerta per comprare tutto lo stabilimento di Interpan, adesso è una cosa certa. E speriamo che arrivi qualcuno che ci metti più soldi di noi, vuol dire che andremo avanti e costerà miliardi la fabbrica di Interpan. Avverto tutti quelli che vogliono fare i furbi per mettersi, fino ad oggi non c'era nessuno, ora tutti in fila. Detto, no, capita spesso con le cose che guardo io, perché io guardo una cosa che fino a ieri non interessava a nessuno, dopo diventa super interessante. Guardate che delle cose bisogna lavorarci, poi diventeranno interessanti, insomma, come sanno tutti. Certo. Sta di fatto che Interpan è un marchio per me importante, bello. Oltretutto i ragazzi che hanno portato avanti, tutti gli operai che hanno portato avanti Interpan, è gente che gode del rispetto assoluto, secondo me, di ognuno di noi, perché hanno fatto dei sacrifici stratosferici. Io non voglio entrare nei dettagli, ma non hanno preso in certi casi il loro stipendio, però hanno mandato avanti un sogno, un'idea. Questo sogno che poi si basa anche su basi concrete. Interpan c'ha un pane a lunga conservazione che per esempio fa bene contro il colesterolo, quindi a livello cardiologico è omologato, timbrato, è una cosa seria. Fa un pane unico che è comunque contro gli allergeni e quindi lo possono mangiare i bambini. Cioè, insomma, è un prodotto buono, non è che io faccio un favore a Interpan quando io prendo Interpan. Per me c'era una grandissima occasione lì che non è stata valorizzata fino ad oggi e capita nel modo giusto. Noi l'abbiamo presa, stiamo ristrutturando questa azienda, stiamo tentando di dargli una linea quantomeno di, diciamo, obiettivo zero, cioè ad oggi Interpan rimette 100.000 euro tutti i mesi, tanto per capirci, ma noi
andiamo avanti e non abbiamo questo problema. Io sono convinto che da qui a 2 o 3 mesi arriverà non al pareggio ma anche al guadagno, e sono convinto che comincerà a portare i primi profitti. Ad oggi mi sono preoccupato di mettere a posto degli asset, gli asset minimi, e cioè riuscire a dare continuità a Interpan. Paghiamo le merci che ci danno, le materie prime cash, o comunque le possiamo pagare in qualunque istante immediatamente. Abbiamo dato liquidità a Interpan. Paghiamo gli stipendi il 30 del mese. Lo so che sembra una cosa, diciamo, normale, ma delle volte per un'azienda che si è trovata in difficoltà normale non è. E quindi il 30 del mese paghiamo gli stipendi, il 16 paghiamo i contributi. E sono contento che questi 200.000 euro di stipendi che ci sono tutti i mesi vengano pagati con regolarità. Allo stesso tempo paghiamo con regolarità ad oggi tutti i nostri fornitori, e quindi nessuno si deve lamentare di quello che succede intorno a noi. Sono convinto che Interpan diventerà un marchio di grande successo e lo porteremo in giro per tutto il mondo. Parte da Terni, mi piace perché poi io sono un mangiatore di pane sciapo, perché sono toscano, in Toscana si mangia pane sciapo, quindi a me, quando ho scoperto che facevo pane sciapo, ho detto meno male, basta col sale. Io sono è un'azienda bella, perché poi fa pane. Adesso ci stiamo interfacciando addirittura con delle congregazioni cristiane, di frati, di monaci, e qui coinvolgiamo sempre l'Umbria, perché insomma sappiamo che avete delle... Terra di Santi. Bravissimo, terra di Santi e terra di monaci e di frati. E quindi noi stiamo cercando di acquisire il loro grano, che è prodotto in terra africana, per poter fare un grano antico, per poter fare un pane anche lì antico e molto particolare. Vorremmo portare alla fine... Vorrei portare qua anche la festa del pane, che è molto simbolica, però vabbè, non vi voglio annoiare con queste cose. Ma insomma, secondo me c'è molto da fare e si può fare. Treofan è un'azienda ancora in difficoltà, grande difficoltà, non era possibile fare certe operazioni. Sono convinto che quello spazio potrebbe essere riutilizzato. Ci vogliono patti diversi. Adesso diciamo che è stata rinnovata per 12 mesi, se non sbaglio, la cassa integrazione. C'è stata, secondo me, un po' di confusione. Noi siamo stati stimolati a riguardare anche questa cosa, però io ho letto da tante parti che ci sono arabi, ci sono tizi, Caio, Semproni, molta gente che può venire, cioè venisse anche qualcuno, perché io non vorrei farmi pubblicità comprando anche quest'altra azienda. Se viene qualcuno e la vuol fare seriamente, però siamo disponibili anche ad aiutarlo. Alla critica che lei diceva, noi facciamo le cose perché... No, io faccio impresa perché sono un imprenditore e voglio guadagnare. O mi piace creare posti di lavoro, porto rispetto a chi lavora per me, nonostante tutte le mie... le cose che sono comparse e dette, io che sarei uno che vuole chiudere e murare in casa. Certo, se uno mi dice, io lavoro quando mi pare, se mi telefonate 50 volte e non mi trovate posso stare in bagno, oppure stavo facendo un riposino perché ho avuto un giramento di testa, o comunque posso andare a aprire il frigorifero, o cioè la bambina che piange, mia moglie è occupata a lavorare, quindi io, a quel punto scusate, alla moglie che è occupata a lavorare scatta un atteggiamento diverso, perché scusi, ma tua moglie dove lavora? Perché uno poi diventa diverso, cattivo. Dice, no, mia moglie lavora al Ministero delle Finanze, sarà più importante. Ministero delle Finanze, io pago le tasse, quindi ti pagheranno anche. Tu stai lavorando con un'azienda privata, stai a lavorare e a tua moglie di cura il bambino. Se siamo in smart working tutti a casa, bisogna organizzarci. Non che tu vai a fare la spesa alle 8, alle 9, alle 10, alle 11. Ci sono degli orari. Quindi poi ti viene che ti stranisce e dici, io vi murerei tutti in casa. Ma gli operai, per esempio, di Interpan, noi abbiamo acquisito il 19 di gennaio questa fabbrica, credo che a me non mi abbiano mai visto, e credo che di me sanno soltanto che ho mandato i soldi a fine del primo mese perché mi sono innervosito che il loro stipendio doveva essere pagato il 10 di febbraio, e io ho voluto mandare i soldi dopo 11 giorni e ho mandato i soldi per pagarli, e così ho continuato a fare. Non l'ho mai chiuso in galera, non mi sembra di aver fatto mai niente, faccio il mio lavoro. Grazie. Bene. Ci fermiamo qui anche con il momento imprenditoriale, abbiamo ancora altre 2 carte da girare, questi 2 dorsi che si concretizzeranno in altrettanti assi. Io e il Presidente rimaniamo fermi qui sulle poltrone. Posso dire una cosa? Prego. Comunque momentaneamente dentro Interpan ho messo circa 1,5 milioni e non ho ancora guadagnato un centesimo. Andiamo avanti. Ha fatto un investimento, come si dice in questi casi.
Dicevo, io e il presidente rimaniamo seduti, non ci muoviamo, fate altrettanto voi che siete a casa, a tra pochissimo con esclusivo Baldecchi. Questo lascia far venire. È scomoda? Oh, ma avete messo una cosa qua, c'ho il cellulare in tasca di qua, ma si sta seduti. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. School è un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Umbria e specializzato nel settore dell'estetica e della conciatura. La scuola, nata dalla passione per il mondo del benessere, è diventata nel campo dell'estetica, della conciatura e del trucco il punto di riferimento per chi intende accedere a queste professioni e per chi, già inserito, intende specializzarsi. Presidente Baldecchi, abbiamo già esaurito due momenti, quello dell'uomo e quello dell'imprenditore. Ora è la volta di scoprire il terzo asso, la terza carta. Siamo tutti curiosi, facciamolo subito. Eccolo qua. Qua diventa dura. Qui. Beh, sciarpa rosso-verde, lei disse in un'intervista: mi conoscono più famoso per essere il presidente della Ternana che non per tutte le attività imprenditoriali che ho, quindi le ha portato una grande popolarità. Io però vorrei partire dall'inizio, quando lei venne all'Hotel Garden, si presentò e disse di così, di ripacchetto: non ho mai visto tanta gente così se non al mio matrimonio. Io posso confermare perché c'ero, al Garden ero, non al suo matrimonio. Ma in realtà anche il mio matrimonio era una cinquantina di persone. Molti meno. E lei disse: Terni ha dei tifosi stupendi, fere in campo gentili fuori, Serie A in due anni e no stranieri. Ora, io la conosco come uomo che mantiene le promesse. Però cioè io mi sono impegnato per mantenere le promesse, ma non sempre, poi no, bisogna fare i conti anche con
agenti esterni, con situazioni diverse. È rimasto sempre di quell'idea? Ma guardi, allora, sono sempre più convinto delle mie idee e ho capito di recente che sono un uomo molto intelligente e sono un visionario, scusatemi, non è colpa mia se devo dire la verità, sono un visionario e riesco a vedere avanti agli altri. Quando gli altri vedono la punta del naso o vedono evidentemente le montagne, io vedo villaggi sconosciuti a migliaia di chilometri. Dissi anni fa che il calcio italiano sarebbe fallito per colpa del fatto che comunque gli italiani non giocavano più a calcio. L'allenatore della nazionale italiana ha detto che fra Juventus, se non sbaglio Roma, Lazio e Napoli, forse ci ha messo anche l'Inter, riesce a tirare fuori al massimo 7 convocati. Tant'è vero che noi abbiamo un convocato che arriva da non so quale, sì, dall'Argentina, che nessuno sa il nome. Sconosciuto. Arriva un altro, ma voglio dire, ragazzo in gambissima, ma che non gioca in Italia. E ci stiamo rivolgendo ormai agli italo-giapponesi, agli italo-cinesi. Cioè, tutto bene, tutto perfetto. Però bisogna cominciare a capirci. Se il calcio italiano vuole avere un futuro, che comunque è un calcio fatto da italiani, e poi per italiani possono essere gialli, neri, verdi, basta che qua sono nati, educati, cresciuti, comunque si possono chiamare italiani, ok? Se no prendiamo argomenti poi buffi e non voglio parlare di gente bianca, così non ci sbagliamo. Però, grazie, perché questo è un dato importante. Quindi, voglio sottolineare però che le nostre squadre non possono continuare ad avere un cumulo di stranieri, se no noi diventiamo un campo di allenamento per l'Argentina, per il Brasile, per la Germania, per la Francia. Nella mia squadra, ragazzi stupendi, ma ci sono due francesi, mi sembra, se non vado sbagliato. Ci sono, cioè, alla fine anche noi troviamo pochi italiani. Quindi io le dico, la mia idea resta valida, il calcio italiano deve cambiare se vogliamo avere ancora un calcio fatto di nazionale, se no non otterremo nulla. Inutile dire, ma gli altri fanno perché ci hanno, gli altri sono più bravi di noi evidentemente, noi ne abbiamo parecchi difettucci, torna all'origine, cioè noi dobbiamo cominciare a guardarci in faccia da italiani e capire come siamo fatti. Quindi è inutile che poi continuare a dire i francesi fanno, i tedeschi fanno, gli inglesi fanno, gli americani fanno. Non siamo né francesi né tedeschi, né inglesi né americani, siamo italiani. A noi le cose bisogna farle in una certa maniera. Quindi se ricominciamo a fare squadre italiane, avremo squadre di successo di italiane e vinceremo campionati del mondo. E se no saremo buttati fuori oppure vinceremo gli europei per una botta di fortuna. Detto questo, quindi quell'idea, quella situazione era quella giusta, io ho dovuto cambiare quell'idea, perché se no il campione italiano non si vince. Perché non è che io posso produrre calcio per tutti gli italiani d'Italia, perché non è che posso essere l'unico scemo. Certo. Perfetto. Allora c'è un mondo dove alla fine abbiamo deciso di giocare tutti mescolati, gli italiani che giocano a calcio sono purtroppo anche qui sempre meno, perché arrivano fino a certe categorie e oltre non possono andare, perché Inter, Milan, Juventus, cioè le squadre di Serie A importanti non se rifilano. Ad un certo punto hanno settori giovanili fatti tutti da persone che arrivano da altre parti del mondo, più forti forse dei nostri ragazzi o comunque meno costosi, perché qui è la stessa cosa del calcio, badi bene, è come quella dei due dadi che ho in mano. Questi due dadi, io non so chi l'ha fatti, però le dico una cosa, questi l'hanno fatti sicuramente in Cina, perché se l'avesse fatto qualcuno in Italia costavano troppo per lei e per me, e quindi alla fine lei qui non ci rimetteva. E così vale la stessa cosa per tanti altri prodotti. Ed è vero che un ragazzo che arriva dal Brasile, un ragazzo che arriva dall'Uruguay, un ragazzo che arriva dalla Colombia, costano molto meno di un ragazzo che arriva da Palermo, il quartiere più schifoso di Palermo. Così ce la siamo tagliata corta. O da Milano, dove si prendono accoltellate tutti i giorni. Purtroppo noi costiamo di più, è come la manodopera. Quindi quando fai un contratto in italiano. E poi ci sono i procuratori nel mondo del calcio, che non gliene può fregare meno di portare avanti gli italiani. Portano avanti chi gli rende di più. E anche qui fanno un ragionamento facile. Io se smetto di fare il presidente faccio il procuratore, divento miliardario. Perché, no, sicuro signori, perché sono intelligente, lo ribadisco, perché sono una persona per bene, perché so parlare italiano e perché evidentemente se faccio il procuratore a un ragazzo non lo macinerò e poi lo butterò a bagno, perché io ho conosciuto una marea di procuratori, un centinaio, due sono persone per bene. Dice, ma gli altri come sono? Non sono persone per bene, per me non ci possono manco stare in questo mondo, non si dovrebbero nemmeno presentare, perché non è che siccome io...
Ci sono tanti modi per avere i soldi in tasca, quel modo è un modo rubato. E quindi non mi farò degli amici anche in questo settore, ma il giorno che comandassi io questa nazione, quello è un modo rubato, cambia. Perché non possono fare queste minchiate. Oltretutto i calciatori li abbiamo levati dalle mani dei presidenti delle squadre di calcio che spendano soldi, abbiamo impoverito in Italia le squadre di calcio e abbiamo arricchito quattro criminali o quattro persone per bene, ma si chiamano comunque procuratori, e i presidenti sono rimasti senza nulla. Cosa conto io oggi nella mia squadra? Nulla. Se un calciatore decide di sedersi o dice c'ho un risentimentino qui che è una cosina che comunque non posso giocare, quanto tempo? 8 mesi. E tu lo paghi per 8. Quanto ce l'hai il contratto? 4 anni. E tu lo paghi per 4 anni. E quel signore sta a posto, si è apparecchiato. Ma tu non gli dovevi fare un contratto per 4 anni. Allora, da una parte volete il futuro programmato, da una parte poi se lo programmi caschi in mezzo. Perché il cartellino di quella persona non è veramente mio? A me non mi servono i procuratori. Le squadre di calcio dovrebbero tornare a essere, a avere la disponibilità dei propri dipendenti in maniera normale e naturale. Punto. Quindi, se no, i campionati di calcio fateli pagare ai procuratori. Io parlo con dei procuratori che per darti 2 calciatori vogliono 500.000 di euro. Cioè dico, io pago al presidente dell'altra squadra per 2 calciatori 300.000 euro e poi verso 500.000 a uno che ha fatto 2 telefonate, no? Perché guarda, poi, e che poi ti richiama dicendo, oh ma se un joker mi calciatore me lo riprendo, me lo porto via dove mi pare. E uno gli deve dire, oh amico, sta attento che io vengo da Livorno, guardami bene nelle palle dell'occhio, e poi dice, ma come sei? Non tutti i presidenti sono come me, ma sapete a quanta gente ho dovuto dire? Oh amico, se viene a ragionare con me, viene a ragionare con me, perché se io voglio rovinare il tuo calciatore, lo metto sugli spalti e non gioca più per tutta la vita. Ma devi vivere sta vita. Questa non è una vita da presidente a squadra di calcio, questa è una vita da criminali. E quindi alla fine succede che anche i presidenti delle squadre di calcio debbono diventare un po' criminosi o comunque si devono abituare, e questa a me non sta bene, ok? Quindi per quanto riguarda il calcio è questo. Stranieri, gli italiani non hanno voglia più di fare una mazza. Siamo una nazione di gente povera di spirito. Quando un italiano cerca lavoro, gli italiani si sono entusiasmati sul fatto che adesso forse non si lavorerà più nemmeno il venerdì e forse si prendono gli stessi stipendi. Io lavoro da una vita anche la domenica, anche la notte, e sono felice di lavorare. Ho passato gli ultimi 7 miei compleanni a lavorare in giro per il mondo e ho visto crescere 2 figli, uno che ha 31 anni e uno che ha 21, che non so manco di chi sono figli. Nel senso che spero siano mia, sì. Però il concetto, credo di sì, perché, sì, perché vedo che sono abbastanza tignosini. Sì. Però il ragionamento, signori, è che non l'ho visti crescere, perché non è che uno è padre, perché scusatemi, è stato in un letto con la stessa madre. Uno è padre quando li educa, figli, quando gli cresce, quando ci si può confrontare con i figli. Io ho 2 figli nati a 10 anni l'uno dall'altro. Perché io volevo a un certo punto dire, il primo figlio non sono riuscito a farci nulla, ancora mi rimprovera che non riuscivo ad andarlo a prendere o a portarlo una volta a nuoto. A un certo punto ho detto, sai che è? Ora facciamo il secondo figlio, che questo lo voglio tentare di dargli quello che non ho dato al primo. Ma niente, il secondo è andato come il primo, cioè sono 2 figli unici cresciuti per conto loro. Allora devo chiedere scusa ai miei figli. Li ho messi al mondo io, quindi devo evidentemente preoccuparmi di loro, ma devo chiedere scusa ai miei figli perché non hanno mai avuto un padre, cioè loro non hanno manco un padre adottivo, hanno un uomo in casa che si è preoccupato di dargli da mangiare e da dormire, ma questo non è essere padri, e hanno un uomo che ha sempre lavorato. E oggi io vedo italiani che si preoccupano di dire, ma qui sono 7 ore e 12 o 8? 9 ore perché ce n'è una di pausa che mi viene scalata da lavoro, quindi arrivo qui da voi, sto 9 ore in ufficio e poi me ne vado. Ma io voglio lavorare a casa in smart working. Ma certo, voglio dire, tu cosa fai? L'idraulico? Fai il smart working. Cioè, stai a casa tranquillo. Allora, bisogna secondo me capire che questa mentalità arriva anche ai calciatori. E purtroppo quando io, vede, l'unica partita decente che ho visto della mia squadra quest'anno, l'ho vista, non perché, mi dispiace anche aver vinto, perché non è stata quella del Bari, di domenica, non quella, sì, quella del Bari. È l'intensità del, certo, gioco, certo, la cattiveria agonistica, la voglia di portare a casa un risultato, durare fatica. Quando al 75esimo minuto abbiamo smesso di giocare e ci siamo chiusi nel fortino, è perché non ce la facciamo più.
cioè non ce la facevano più, ma io gli ho proprio dito, se avessero preso un gol in quel momento, gli avrei detto siete stati fenomeni, perché per me non bisogna salvaguardarsi, bisogna usarsi finché si può e fino alla fine. E purtroppo gli italiani non hanno più questa mentalità. Lei, le ricordo che se le boccia il figlio alla scuola superiore, lei si incazza, perché oggi se uno dei nostri figli boccia, noi ricorriamo al TAR e il TAR farà sì che il nostro figlio diventi promosso. Poi cerchiamo persone intelligenti in politica, persone intelligenti tra i nostri dirigenti, persone intelligenti. Oh signori, ma noi siamo la fabbrica dei cretini, quindi è inutile, io per primo, eh. Quindi siccome siamo noi la fabbrica dei cretini, abbiamo scelto questa società, non ci lamentiamo del fatto che poi non ci sono italiani che fanno cose di successo. Avevamo Leonardo da Vinci, avevamo Dante Alighieri, avevamo gli uomini più importanti del mondo. Oggi, signori, di noi non c'è nessuno importante. Non li stiamo onorando. Ma noi non stiamo onorando nulla. Mancano politici da 30 anni in Italia, mancano persone di rilievo, mancano imprese di rilievo. Cioè, signori, ma chi siamo noi? Un popolo vecchio che sta invecchiando velocemente e che tra un poco sparirà dalla faccia della terra. Punto, finito. Però voglio fare un passo indietro, torno all'imprenditore, parlavamo prima di tante aziende, l'azienda Ternana anch'essa è un'azienda e lei ha dichiarato che insomma, è un imprenditore di successo, è vero, però la Ternana forse è l'azienda che la fa rimettere di più? La Ternana non può rendere, il mondo del calcio italiano in questo momento non è prevista la resa, è un'altra grossa stupidaggine che si prevedono delle SPA per delle squadre di calcio. Lo stesso Silvio Berlusconi col Monza ha detto voglio fare una multiproprietà. Quindi signori tutti si rendano conto di com'è, ci aveva già rimesso 750 milioni col Milan. Il problema è che il calcio non porta benessere a chi lo fa da presidente, quindi assorbe risorse. Juventus 1,5 miliardi di debiti, non è più il tempo, voglio dire, di evidentemente di una Juventus che usava i soldi che aveva e così via. Il calcio è qualcosa dove si rimette. Nel calcio bisogna vedere un'altra cosa, il calcio è giustificato solo se vinci. E questo, su questo lei ha ragione. Io non sono stato fino ad oggi vincente nel mondo del calcio, che sono un uomo normale che ha bisogno di capire e ha bisogno di imparare. Rivendico di aver fatto un lavoro sul nostro allenatore Lucarelli eccezionale, peccato mi è costato 3,5 milioni. Ma detto questo, ho fatto un lavoro di eccellenza, perché Lucarelli a un certo punto era cotto come allenatore, era troppo gasato, era diventato evidentemente, si sentiva sto cavolo e aveva bisogno di una punizione esemplare. È stato mandato via a Pisa, appositamente a Pisa, ed è stato mandato a casa, voglio dire, perché non era più l'allenatore in grado di dimostrare di essere quello che era 2 anni prima. È tornato, adesso è un fenomeno secondo me, gli farà bene per 2 o 3 anni il modo che ha, ha capito come si allenano i ragazzi, ha capito come si gioca, ha capito l'umiltà e ha capito cos'è la rabbia del voler vincere e non andare in conferenza stampa a dire se mi date una squadra fortissima porta a casa il risultato, se mi date una squadra così e così un risultato un pareggio, squadra del cioè non ti devi permettere perché stai offendendo chi ha fatto la squadra, il presidente e i calciatori. E io gli ho insegnato come doveva fare. Oggi è un Lucarelli perfetto, un amico, mentre stavo a casa lo prendevo anche in giro dicendogli sta a casa, sta bene così, va a vogare e poi è tornato. Sono contento perché lo stimo come persona. È un vogatore Lucarelli, vero? È un vogatore, è un pirla che non fa finta di vogare. Finta di vogare. È arrivato ultimo l'ultima allora, volta. Allora devo riprendere anche il nostro assistente di studio perché è il suo allenatore. Lo ha allenato, il nostro assistente di studio allora lo ha allenato. Siamo messi male. Siamo messi veramente male. Comunque voglio dirvi, signore, che queste sono scelte imprenditoriali. Comunque la Ternana alla fine vincerà. La Ternana io devo assustare alcune cose, alla fine andrà in Serie A. E quando andrà in Serie A non scenderà più. E se scende le farò vedere perché scende, lo dirò a inizio anno. Squadra giovane, spendiamo 2 milioni, ne prendiamo 27, dopodiché ne mettiamo da parte 15 di discesa, squadra giovane, rescioteriamo anche in Serie C, recupero i 70-80 milioni che ho già speso e me ne vado. Lei ha già fatto come i CD, ha già tutto il piano pronto. Allora, su questo ha un buon auspicio che la Ternana andrà in Serie A, le voglio... Io sono soltanto un tramite perché la gioielleria Sciarrini la vuole omaggiare di questo braccialino in argento, c'è scritto Fere. Io sono già stato omaggiato, domenica l'ho indossato, ha portato fortuna, non vincevamo da tempo. Quindi veda lei. Io vi ringrazio per questa cosa, ringrazio moltissimo, perché i regali non sono mai dovuti, qualsiasi regalo è bellissimo e poi comunque che se ne dica, io tengo molto a questa squadra di calcio. So che ognuno
ha il suo modo di amare, di volere bene, di fare. Però io devo dire che questa squadra di calcio a me ha preso dentro ed è una cosa, sia la squadra maschile sia la squadra femminile, perché per me il calcio oggi è completo, è totale, e quindi sono contento di questo regalo. E non sono mai stato in questa gioielleria, vuol dire che ci andrò e vuol dire che la prossima volta evidentemente farò spese in questa gioielleria. Omaggi i suoi calciatori del braccialino magari. È il momento però di ascoltare anche la voce del nostro pubblico. Ma perché, come ha scritto la Guardia di Finanza, a me mi capita di comprare qualche gioiello anche per mia moglie, quindi, in certi quindi, casi. Allora... ok, perfetto. C'è qualche, tra il pubblico, tra i giornalisti, vuol chiedere qualcosa riguardo ovviamente alla Ternana, al presidente? Se no io vado avanti, perché c'è una cosa molto importante, perché io accosto la Ternana Calcio poi a Terni col Cuore. E ho avuto... anche io gli amici, non solo lei. Io ho sfogliato questo plico che, lo posso dire, il vicepresidente della Ternana, suo amico, con grande dovizia di particolari, ha tenuto così questa sua contabilità, è riduttivo dirlo, però io ho letto, sappiamo tutti quanta beneficenza lei ha fatto, perché è apparsa, no? Non si è palesata durante il Covid. Ma ho letto invece situazioni che la maggior parte delle persone, credo che siano qui, non conoscono. Lei ha fatto di tutto, al di là di una cifra in due anni che sfiora il milione di euro, però ha aiutato persone che l'hanno probabilmente anche contattata personalmente. Lei ha aperto il cuore a tanta gente, magari anche per tumularla, perché non avevano i soldi per dare una degna sepoltura. Ho letto che ha aiutato persone... perché avevano problemi nella masticazione, quindi cure dentali. Sa cosa scrissero dopo la strage di Chilivani? C'è un articolo bellissimo di un giornale sardo, e l'articolo è fantastico, perché il giornalista che mi propose per la medaglia d'oro a valor civile, per l'atto che avevo compiuto, scrisse però, a parte questa cosa, una cosa bellissima, che è una medaglia che sarebbe stata immeritata. Io ho sempre detto... Qui sono morte troppa gente, parliamo di medaglie, le medaglie sono cosa diversa. Ma lui scrisse: finché ci saranno sulla terra e in questa nazione persone e camminatori come Bandecchi, che avranno il coraggio di interrompere il loro cammino per aiutare una persona che ha bisogno, io sarò felice di camminare su questa terra sapendo che esiste. Ora io... ho un po' di difficoltà a parlare di questa nostra associazione, perché insomma si fanno le cose, fai del bene e dimentica, fa del male e ricorda, quindi io ricordo tutto quello che ho fatto di male, ma queste cose... Ma qui devo dire una cosa, se mi permettete, Terni col Cuore non sarebbe mai esistita e non avrebbe mai avuto tutte le attenzioni che ha avuto e tutte le situazioni che ha risolto se non ci fosse stato il vostro concittadino Paolo Tagliavento. E questa non è una cosa che io voglio dire per forma, la voglio dire per sostanza, perché in alcuni casi io ho messo la parte più banale, perché se nella vita hai la possibilità di poter, diciamo, donare agli altri del denaro, denaro sappiamo tutti che non ha colore, non ha odore, non ha sapore, denaro ci puoi comprare un'arma, ci puoi comprare una bomba, ci puoi comprare un pezzo di pane. Quindi se hai fortuna di averlo puoi anche dividerlo con gli altri. Oltretutto io sono anche un po' superstizioso, penso che in alcuni casi meglio dividere con gli altri e non tenere tutto per sé. Ma senza Tagliavento questa organizzazione non sarebbe esistita, perché Tagliavento ha lavorato sul territorio, cercando e trovando posti di lavoro a persone che non trovavano da anni posti di lavoro, ha aiutato persone che avevano problemi con l'alcol, con la droga, e li ha rimessi in carreggiata, li ha sopportati, ha fatto da padre, da zio, da amico, cioè ha fatto un'operazione sociale che va oltre quella del denaro. Cioè ha strutturato un insieme di cose, ha saputo mantenere rapporti con le istituzioni che io, per il carattere da schifo che mi ritrovo, non ho saputo mantenere molto bene, ma lui ha saputo fare le cose con l'ospedale, fare le cose con il comune, cioè ha fatto cose bellissime. Senza di lui Terni col Cuore non sarebbe potuta esistere. Punto. Bene,
Ci tenevo però a sottolineare in questo momento l'aspetto quello... Ma non facciamo dire che poi io ho fatto questa cosa perché volevo essere eletto. No, cioè no, queste no, cose sono bischere no. E ci posso dire una cosa diversa. Se io fossi eletto, queste cose le fa il comune. E le spiego perché. Perché ci sono fondi a disposizione, perché ci sono denari a disposizione, perché il comune si deve arricchire maggiormente, perché noi non voi qui avete, forse qualcuno nemmeno lo sa, no? Cioè avete lo spazio per le fiere. Scusate signori, è uno spazio grande. Che ci fanno adesso? Ci stanno i topi? Speriamo, perché almeno i topi ci possono... capite, è chiuso. Avete il centro bocciofilo. Cioè, scusate, siamo tutti anziani, tutti vecchierelli. Cioè voglio dire, io giocavo a bocce con i vecchierelli quando ero piccoletto, andiamo a giocarci una partita a bocce. Almeno stiamo insieme, facciamo due chiacchiere, ci beviamo un bicchiere di vino buono, tiriamo le bocce, ci sfottiamo un attimo. No, certo, bocciofilo, chiuso, distrutto, non c'è più. E vado avanti, no, perché qui c'avete delle ricchezze infinite e voi non sapete nemmeno forse quello che c'avete. Oppure non vi mettete, cioè i ragazzi di Terni. Cioè si può continuare a assistere a 14enni che muoiono a 14 anni per colpa della droga, a coltellamenti per colpa della droga? Allora voglio dire, dove sta la situazione sociale che evidentemente viene messa in campo con un campo scuola dove il comune si aziona? Io non ce l'ho con nessuno, perché qui non ce l'ho col sindaco Latini, anzi lo ringrazio, perché oggi sono passate delle cose in comune, sindaco Latini ha avuto la forza. Io però sono un po' schifato del fatto che il sindaco Latini non sia stato ancora ricandidato da tutto il centrodestra. Adesso io, se volete, divento cattivo, perché il problema è che se c'hai uno a quale ci hai creduto e veramente credi che ha passato in mezzo a una crisi, se no questa è la delegittimazione del centrodestra che si è totalmente bevuto e che oggi, dopo un'elezione nazionale diversa, crede che siano cambiate le azioni di forza, al punto che l'uomo che ha servito le istituzioni e che ha servito la vostra città oggi viene buttato fuori perché lui viene sostituito da un altro. Ma che mondo è questo qua? Oh, questo è un mondo che non c'è da nessuna parte. Ne parliamo dopo. Abbiamo già dato un anticipo di quella che sarà la prossima carta. Nel frattempo ricordo a chi ci sta ascoltando che Quattro Amici al Bar andrà in onda. Comunque le voglio dire, con la Ternana, se riesco a fare l'operazione che voglio fare, cioè alienare una parte di quella società per avere dei soci anche facoltosi, persone serie, intelligenti, e che con me mettono e con l'università Niccolò Cusano, non con me, sennò la finanza mi resta un desco di qua. Detto questo, no, non voglio, prima o poi andrò nelle patrie galere, ma insomma, sì. Prendo una settimana di vacanza. Poi quando esco divento una belva, perché un giorno voglio imparare, mi fa piacere che è uscita una sentenza, la voglio dire qua pubblicamente, perché è una sentenza che mi piace tanto. Chi sbaglia paga, i cocci sono suoi. Quindi questa cosa bisogna ricordarsela, e alla fine c'è, sbagli sia dolosamente che colposamente, perché è inaccettabile che chi fa certe indagini possa sbagliare. Deve seguire le leggi italiane anziché inventare roba fantasiosa, perché Cappuccetto Rosso è uscito dal bosco e oltretutto era più cattiva del lupo, perché alla fine il lupo è morto e Cappuccetto Rosso io. Quindi detto questo, va bene, no, bisogna anche qui interpretare bene le cose. Vabbè, dai, andiamo avanti. Poi andiamo avanti, ce ne parliamo dopo. Andiamo grazie avanti. Presidente. Ricordo che Quattro Amici al Bar andrà in onda un po' posticipato, quindi ringrazio di questo la produzione di Uber Gutierrez che ci concede comunque questo spazio, soprattutto nella persona di Stefano De Francesco. State lì, fermi, c'è da scoprire l'ultima carta. Volevo dire una cosa, ecco che con De Soci la Ternana ci va in Serie A e ci resta. Ah, quindi è un appello questo, no? È un appello. Diciamo. È quello che sto costruendo e tentando di fare. Alla fine riuscirò anche in questo. Ci crediamo perché è un uomo di parola, l'ho detto all'inizio. A tra poco, pubblicità. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli.
Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. School è un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Umbria e specializzato nel settore dell'estetica e della conciatura. La scuola, nata dalla passione per il mondo del benessere, è diventata nel campo dell'estetica, della conciatura e del trucco il punto di riferimento per chi intende accedere a queste professioni e per chi, già inserito, intende specializzarsi. Siamo all'ultimo step, all'ultimo momento, situazione, colloquio interessantissimo con il presidente che è un fiume di novità, di parole, di racconti, di ricordi. È il quarto asso che andiamo a scoprire, quindi chiuderemo la terza carta e andremo a scoprire l'ultima, la quarta. Eccola qua. Non poteva essere altrimenti in questo excursus il politico. Meno male non è il 2 di picche. Non è il 2 di picche. Bene, le carte. Avrei scelto un altro simbolo. Ecco, nelle come... carte il pic rappresenta i soldati, quindi. Chi meglio di lei? Abbiamo parlato tanto di questo argomento, quindi. Questo momento, quindi non ho più il presidente della Ternana davanti, ma ho il segretario nazionale di Alternativa Popolare, che una mattina si sveglia e dice: voglio fare il sindaco di Terni, o non è andata così? No, un progetto totalmente diverso. Una mattina mi sveglio e dico a me stesso, per i miei figli, ormai sono grandi, ma per i miei nipoti che sono piccoli, questa nazione sta andando allo sbando tutti i giorni e non mi piace più come sta andando. Io da ragazzo avevo il sogno di poter diventare una persona ricca, importante, e una persona che poteva realizzare qualcosa. Oggi questo sogno molti nostri ragazzi non ce l'hanno. I più piccoletti, chi ha 6 mesi, 3 anni, 4 anni, sono nati solo 393.000 bambini quest'anno in Italia, 7.000 bambini meno rispetto all'altro anno. Quindi una nazione che ormai invecchia brutalmente, che è una nazione che non ti può offrire più quello che c'era. E io incolpo di questo la politica, perché la politica è la cosa più alta. E quindi, siccome ho tanti amici in politica, conosco tante persone, e ho finanziato tanti politici e sono stato e mi sono fidato di tanti politici e ho pensato che avrebbero realizzato qualcosa. Qualcuno ha iniziato delle volte con una grande spinta emotiva, poi tutti hanno un difetto. A un certo punto entrano in una parte, in uno sceneggiato, che diventa lo sceneggiato o dell'uomo di sinistra, che ha un abbigliamento, un modo di essere, un modo di fare e determinati pensieri. O un uomo di destra che ha un altro abbigliamento,
un altro modo di essere, di fare, ma anche lui ha quei 4-5 preconcetti in testa e anche lui va avanti così. Poi ci sono quelli di centro, che nel tempo si sono persi, non hanno proprio capito cosa voleva essere di centro, cioè non hanno mai capito, per esempio, una cosa, che il più rivoluzionario di tutti è l'uomo centrista, il più matto di tutti è l'uomo centrista, quello che alla fine è più cattivo di tutti è l'uomo di centro. Io mi rifaccio a De Gasperi, a quegli uomini comunque che il centro l'hanno fatto durante la guerra, stando sull'Appennino tosco-emiliano o su tutti gli Appennini insieme a quelli che si pensavano comunisti e che poi hanno urlato noi siamo comunisti, a quelli che si pensavano, ma c'erano anche quelli che erano poi sono diventati democristiani, cioè quelli di centro, quelli secondo me pragmatici, lucidi, quelli che non pensano che nel 2030 avremo le case tutte verdi, a meno che non le pitturiamo, che avremo le macchine tutte verdi, che alla fine noi ci venderemo l'anima a cinesi, a giapponesi, a coreani, a tutti, quelli che non sanno dove sta l'Africa, quelli che non pensano che il futuro è dell'Eurafrica. Eurafrica si scrive, come prima era l'Europa, e che oggi siamo come negli anni 50, quando si fece la CEE, C-E-E, ok? La comunità europea, prima quella del carbone, oggi bisognerebbe fare una comunità eurafricana e quindi prendere almeno tutte le regioni africane fino al centro dell'Africa, cioè arrivo fino in quello che si chiamava Congo, ok? Che non so più manco come si chiama perché cambia nome ogni 3 giorni. Detto questo, d'accordo, per me oggi l'Europa ha questo sfogo, così in un minuto risolviamo evidentemente qual è il nostro futuro e cominciamo a avere anche delle idee che sono geopolitiche ed economiche, idee importanti, perché dove arriva un'economia importante... Ora, qui si apre un dibattito, ma sono tutti diversi da noi. Signori, io adesso non voglio fare quello, prima vi voglio ricordare a tutti che San Pietro in realtà era nero, non vorrei deludere adesso tutti quelli che sono qua che dicono oddio ma San Pietro di che colore era? Era nero, purtroppo questo è il vero San Pietro, quindi a me che domani mattina, va bene, evidentemente ci incrociamo con gente che sta in Africa, per me è uguale, evidentemente da lì qualche mio progenite è arrivato. Detto questo, io ho questa visione politica, non posso andare verso la Russia perché i russi vanno verso la Cina, quindi io non ho mentalità politica di far arricchire ancora russi e cinesi, perché i cinesi hanno avuto la faccia tosta di dire che loro esporteranno la loro modo sociale in tutto il mondo, a me il loro modo sociale mi fa schifo, quindi possiamo ragionare con i cinesi, possiamo trovare sicuramente anche delle interazioni, ma resta di fatto che io ragiono come ragiono oggi, con un concetto democratico antico, e loro ragionassero come gli pare. Una cosa è avere in mano i loro 2 dadi, altra cosa è farmi gestire da loro con la loro mentalità politica, che non è la mia. Detto questo, ho visto che c'era una politica completamente sbandata e un popolo completamente sbandato, perché vi voglio ricordare che abbiamo visto un percorso che ormai non mi riporta a essere uomini politici affermati per capire che gli italiani a un certo punto si sono smarriti. A un certo punto è finito tutto ciò che c'era a sinistra ed è finito ciò che c'era a destra. Dopo vuol dire finito? Sono finiti gli uomini, perché la politica è fatta di uomini, più di ogni altra cosa, non può essere meccanizzata, è fatta di uomini pensanti, che non possono pensare di parlare sempre con dei cretini e non possono continuare a ripetere ai cretini, o così secondo loro cretini, le solite 4 barzellette, entrando nel loro appronti, persone per bene, ben vestite, a posto, loro che festeggiano. Mi viene in mente la canzone Signor Giudice, lei venga quando vuole, più ci farà aspettare, più sarà bello uscire. È di Vecchioni. Cioè mi viene in mente il concetto che queste persone devono cominciare a snebbiarsi la mente. La politica è una cosa bassa. Allora, il centro italiano era la cosa più bassa che c'era. Perché qual era la differenza tra un centrista italiano democristiano e qualcuno che stava a sinistra o qualcuno che stava a destra? Semplice. C'è una bottiglia, qui ci siamo in 120, la bottiglia la possono bere in 10, gli altri non c'hanno da bere. Non c'era la fantasia, ma noi potremmo avere stare 100 bottiglie. No, noi oggi abbiamo una bottiglia. Partiamo dalla bottiglia, scegliamo i primi che bevono e domani vi ne portiamo un'altra, forse, se ce la guadagniamo e se ce la lavoriamo. Allora facciamo così, diceva il centro. Chi beve va a lavorare, chi ha bevuto, domani ci porta i soldi per un'altra bottiglia. Chi non beve aspetta un minuto. Cioè pragmatismo reale, duro e
concreto, ma talmente duro e concreto che a differenza del Mosciume che ultimamente ho visto e che tutti rappresentano come un centro che se stai nel centro non sei vivace, perché purtroppo se stai nel centro per te è normale che qualcuno possa essere, come si dice per non offendere nessuno, omosessuale. Chi se ne frega, cioè a me non mi dà fastidio se un omosessuale, se una donna vive con una donna, un uomo vive con un uomo, ognuno vivesse come meglio crede, basta che sia felice, che non faccia danni, che non rubi a nessuno, che non faccia cose tremende. Io penso oggi nel 2023 devo prendere atto di determinate situazioni e non posso fare battaglie politiche e ideologiche su chi sposa chi e come, perché non c'è mangio con chi sposa chi e perché per me è una situazione che si è già affermata. Dopodiché non posso nemmeno tornare indietro di 750 anni e fare figure da cretino. Noi bloccheremo tutti gli sbarchi del mondo, come? A cannonate? Ma se non hai, scusate, uso un brutto termine, le palle per sparare due cannonate, non lo dici che bloccherai i barconi, perché l'unico modo che hai per bloccare quelli che vengono da te è sparargli cannonate. Se non gli vuoi sparare cannonate, allora devi dire che quello che succederà non lo sai. Cioè, e quindi ho cominciato ad analizzare che la politica italiana stava alla deriva e ho visto come mai i democristiani italiani nel dopoguerra vinsero contro i comunisti. Sapete quanti schiaffi si sono dati tra democristiani e comunisti nelle piazze italiane? Quindi non erano mica tutti mosci, eh? D'altronde scelsero sto vestitino con la croce sopra, che era già il vestitino che portavano i... Bravo, Templari, bravissimo, e che poi ha vestito tutti coloro che hanno fatto le crociate. Quindi cominciarono a dire, cari signori, qui c'è gente tosta, monaci sì, ma con la spada. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che portiamo avanti una direzione, non ci venite a fare i prepotenti addosso, perché se fate i prepotenti sappiamo essere prepotenti, se invece siete educati siamo educati. Allora io capii che per fare politica bene, e qui mi perdonerete tutti, non si può essere, chiedo scusa veramente perché sto dicendo una cosa bruttissima, ma se non la dicessi sarei un ipocrita. Per fare politica non puoi essere un morto di fame che non sa come mangiare stasera e non puoi essere uno che non ha mai fatto niente nella propria vita. Non puoi essere uno che ha tante idee ma non ne ha mai realizzata mezza, perché se sei in queste condizioni sarai A, facilmente corruttibile, B, sarai uno che alla fine si affeziona a quella sedia e se la porta a casa anche stasera e si mette a piangere se gliela togli, C, sarai uno che lotterà solo per la sedia ma se ne fotterà dei miei problemi e farà tutte quelle piccole cose che purtroppo lo porteranno fuori strada. Ora, sarò uno anche che si sbaglia, perché poi se hai studiato tutta la vita politica e se hai fatto da 30 anni politica, può darsi anche che tu sia un illuminato, ma siccome tutti questi illuminati non l'ho visti, parlo dei fatti, perché l'Italia negli ultimi 30 anni è andata a scatafascio totalmente, si è persa anche la minima realtà delle cose, allora ho detto io voglio entrare in politica. Perché io mangio, bevo e dormo e per me fare politica vuol dire rimettere soldi, fare politica vuol dire guadagnare meno e fare politica vuol dire tirarsi addosso anche una serie di guai. E allora io voglio fare politica e ho riesumato Alternativa Popolare, perché è un partito veramente centrista, perché è un partito di Alfano che poi era un amico, perché è un partito di un uomo moderato che oggi non vuole avere niente a che fare con la politica e ci vuole stare distante mille chilometri e mi ha detto Ste, non mi mette nelle confusioni, io la politica non la voglio più vedere, perché ora vedo i miei figli, perché ora faccio una vita serena, perché adesso sono uno stimato professionista, c'ero su tutti i giornali, mi dà, non ti preoccupare. E io ho preso il cammino, perché sindaco di Terni, perché vedete, ad un certo punto io mi ero messo in una condizione comoda, perché io mi sono messo a fare il segretario di questo partito, ho organizzato alcune cose, ho finanziato fin dove potevo, la legge mi permetteva questo partito, però poi in realtà non mi sono mai assunto nessuna responsabilità. Allora signori, arriva un momento dove devi scegliere se vuoi essere come gli altri o se vuoi essere diverso dagli altri.
e quindi possibilmente anche migliore. L'armatevi e partite, l'hanno già fatto. Combattete che vinceremo, l'hanno già fatto. Quindi tutta storia già vista e rivista. Bisogna scendere in prima persona dove la battaglia c'è e bisogna vedere e sentire l'odore del sudore dell'avversario da vicino. Bisogna tornare all'idea del corpo a corpo e bisogna tornare a quella sana idea del fatto che tu puoi morire e soccombere per difendere il tuo popolo. E allora io ho detto, mettiamoci alla prova. E scendiamo in campo. No, saliamo in campo. Perché siamo scesi troppe volte. E a son discende sono arrivati gli ultimi, quelli che stanno proprio. Quindi cerchiamo di salire. Perché io ricordo che prima del 1780, dell'invenzione dell'ascensore, all'ultimo piano ci stavano praticamente i pittori, e al piano rialzato ci stavano invece i nobili, ok? Poi hanno inventato l'ascensore, ora siamo nel 2023, noi compriamo l'attico volentieri, è vero. Nessuno vuole vivere nel sottoscala, giusto? È vero. E nessuno vuole, ma che è un primo piano, com'è un piano terra, no ma è l'attico, ci picchia il sole, stai messo male, piove, è freddo, però è l'attico, sei figo, allora saliamo, ok? Quindi anche in politica si deve salire, perché la nostra mentalità è andare verso l'alto. Detto questo, io sono sceso a Terni, perché Terni è una città che ha un grande bisogno di aiuto, è un laboratorio importante per tutta l'Italia, perché è la dimostrazione proprio italiana. Terni ha mille cose, come l'Italia ha mille cose e non ne usa nemmeno una. L'Italia è la nazione più bella del mondo, viene lasciata in distruzione, vedi Terni. E alla fine qui ci avete la guerra dei lunghi coltelli su chi farà il sindaco. Io mi diverto questa cosa qua, perché siamo io e lei a parlare, no? Io ho una vita che ho detto, ma quando sfido il prossimo candidato sindaco? Sì. E vedo che, oltretutto, hanno aperto tutti gli uffici, adesso tutti sotto il mio ufficio. Io però me lo sono comprato l'ufficio. Cioè, quello quello è mio. Cioè, no, così è per dire. Non è... C'era, no. Perché già c'è la differenza nella vita. Allora, detto questo, signori cari, io voglio vedere quando parleremo di roba vera, perché qui continuiamo a parlare che io sono brutto, io sono pelato, io sono uno che si incazza se gli sputano, io sono uno che risponde... Ma perché non cominciamo invece, perché non cominciamo a parlare di cosa vogliamo fare sul serio? Perché non cominciamo a domandare ai nostri politici, ma voi la fate tornare qua a cardiologia? Cioè l'ospedale di Terni ci ritorna il maxillo facciale? O andiamo a spaccare la... No, non si dice sta roba, ho sbagliato. Signori, noi dobbiamo cominciare a rivivere questa realtà. Vi stanno fregando da sotto il naso tutto e non c'è un cacchio di politico di destra o di sinistra che abbia detto ladri. Hanno tutti detto... Va bene. Allora, c'è una domanda tra il pubblico, giornalista, prego, rapidamente, poi ne facciamo fare anche un'altra al pubblico. Portiamo il microfono qua in prima fila. C'è Maria Luce Schillaci, Corriere dell'Umbria. Eccola qua, rapidamente, arriva il microfono. Corta la domanda, perché poi la risposta in genere non è altrettanto corta, ma me lo auguro. No, è di qua. Sarò ecco. Brevissimo. Grazie. Buonasera. Allora, vista la situazione che si sta determinando al momento, no? Sugli schieramenti, sui candidati, sulle fazioni, eccetera, volevo un po' una sua idea sui suoi possibili attuali competitors e poi, in caso di eventuale ballottaggio, a chi strizzerebbe l'occhio? Poi l'ultima cosetta, visto l'ha citato sul sindaco Latini, ve ne siete detti di ogni, nel male ma anche nel bene, l'ha detto anche adesso, ha mai provato a chiedergli, vista ora è porre da solo, eccetera, di venire con lei, visto che lo voleva come vice sindaco? Prego. O ha cambiato idea? Prego, Presidente. Grazie. Le risponderò alle domande. La prima domanda, ancora non conosco i competitor, ma quelli che ho visto che si sono candidati, tutte persone rispettabilissime, tutte persone direi che hanno un lavoro, che hanno una condizione perfetta, quindi stimabili, cittadini integerrimi. Che cosa devo dire? Niente. Devo semplicemente dire
che io sono più bravo di loro a gestire le cose. E per una situazione di carriera professionale, perché loro hanno già gestito alcune cose, sono già stati in politica, hanno già vissuto determinate situazioni, non hanno dimostrato niente fino ad oggi. E quindi io, anche se dovessi andare all'opposizione, sta città cambia. Sta città con me cambia in ogni caso. D'altronde le ricordo che io, senza essere sindaco, e mi prendo il sindaco ad onorem sto giro, non la cittadinanza ad onorem, io vi ho portato 95 posti letto più 14 che fanno 104, 109, e non sono il sindaco. Sono andato insieme a quel signore là, va bene, è un altro disperato. Sono andato in regione e ho detto: scusate, ci sono delle leggi che dicono che voi a Terni non potete rifiutargli queste cose. Ma voi venite a Terni? No, io vengo da Livorno, ho detto, quindi non c'è nulla. Detto questo, queste sono le leggi. E noi abbiamo portato a casa il risultato. Quando s'alzano i vostri politici che tanto chiacchierano? Quindi io sono più bravo di loro, punto. Perché qualcuno ha già fatto politica e ha fatto male. In più io ho realizzato imprese importanti. Pago 1.500 persone, quasi 2.000 oramai, tutti i mesi. Sarò anche uno dei più grandi evasori fiscali italiani, ma prima o poi arriverà la verità. E qualcuno deve chiedere scusa, deve stare muto e deve capire le leggi italiane come funzionano. E quando mi viene chiesto rispetto da parte della Guardia di Finanza, che mi dice che io dovrei rispettarli a prescindere dall'indagine, questo mi ricorda tempi passati che non vorrei rifar tornare. A me, se mi tratti male, io rispondo come tu mi hai trattato, punto. Detto questo, è uscita una sentenza molto chiara che dice: l'errore colposo o doloso va punito, perché tu non mi ci metti davanti a un magistrato, imbrogliando anche il magistrato, perché giustamente l'ultimo magistrato che ha risposto a me ha detto: i conti che mi dà lei, Pandecchi, sono conti finti, l'ha detto già la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza ci ha dato i conti veri. Allora sappia che la Guardia di Finanza ha scritto che oltre il 90% del fatturato dell'Università Niccolò Cusano è data da attività commerciale, mentre noi che conosciamo i nostri bilanci, che loro non hanno mai aperto, se vuole gliene porto uno qua, il 98% del nostro fatturato è data dalle rette universitarie che sono decommercializzate in questa nazione, punto e basta. Cioè non ci voleva tanto per fare questa indagine. Comunque, quindi questa per me è la situazione. Seconda domanda, mi scusi, lei ha chiesto... Era se pensava nel ballottaggio di... No, ma io penso di non arrivarci proprio al ballottaggio. Come hanno detto... L'hanno detto Fratelli d'Italia, l'ha detto un senatore, no, non arriva, ha detto che io al ballottaggio non ci arrivo. Quindi io mi sono rasserenato, ho già detto a mia moglie: prendi impegno, andiamo in giro. Ok, le faccio fare una domanda. E poi la terza domanda, scusi. Ah, c'era una terza? Ho proposto 3 volte al sindaco Latini di fare il vice per me. Sa perché? Perché gli ho detto: ti fregheranno, ti tratteranno evidentemente male e non ti rispetteranno. Perché questo non è il mondo della politica, è il mondo delle tre carte. Chi dice oggi di fare il politico non ha mai fatto niente nella vita se non che tradito se stesso e tradito gli altri. E allora vieni con me. Non è venuto con me, è stato tradito. Punto. Allora, una domanda tra il pubblico, l'ultimissima. No, avrei... Eccolo laggiù, la gemma. No, mi vai giù, grazie. Eccolo qua. La chiamo la gemma perché scrive delle gemme rosso-verdi nella nostra trasmissione. Lui. Il signore, sì, Massimo. Buonasera. Bettelli, prego. Buonasera, si sente? Sì, ok. Allora, io con, se mi date entrambe l'ok, vorrei cambiare mazzo di carte. Quindi passiamo dalla poker al piacentine? Sì, alle piacentine. Ok? Ok? Prego. Ok. Allora, lei ha 3 re che ha già calato sul tavolo. Lei ha calato il re di denari, il re di bastoni e il re di coppe, a mio avviso. Con re di denari... Io direi che non ho ancora cominciato a giocarmi. No, io le ho viste sul tavolo. Una sua visione. Le ho viste sul tavolo queste carte. Allora, con re di denari lei, non tanto per le sue aziende, ma per il fatto che è stato forse l'unico benefattore a Terni degli ultimi 20-30 anni, non lo so. E quindi questo gli dà atto di poter essere nominato re di denari. Verrà ricordato anche per questo. Con re di coppe credo che lei sarà ricordato come il presidente che ci ha fatto vincere la Coppa, la Supercoppa di Serie C, che ha dato un grandissimo orgoglio ai ternani, e lei sarà per sempre ricordato come, vincendolo in un derby,
il presidente della Coppa in Faccia. Io speravo di essere ricordato come l'unico presidente delle categorie professionistiche dopo Berlusconi aver impegnato la proprio canale televisivo spendendo 1.100.000 euro per far vedere le partite ai Ternani durante il Covid. Ok. Re di Bastoni, abbiamo pochissimo tempo. Re di Bastoni, lei ha randellato Terni, ha randellato la regione, ha randellato la provincia, ha randellato tutte queste cose che anche questa sera lei giustamente ha messo in evidenza. Ma anche il re di spade lo ha ancora in mano lei. Se lo cala, questo re di spade, cosa farà? Quindi con questa spada come la utilizza? Questa spada come verrà utilizzata? È l'ultimo re Guardi, da calare. Le voglio dire che nei primi tre mesi, ma nei primi 20 giorni, nei primi due minuti, nel momento in cui io vincessi e diventassi sindaco, in qualche maniera la città deve cambiare faccia. Perché la cosa che mi fa più impressione è questa città spenta quando ci arrivo, che non mi assomiglia a nulla. Non è né la città dell'amore, né la città di San Valentino, non è nulla. Quindi bisogna scegliere insieme cosa la vogliamo far diventare. Resterà la città dell'acciaio? No, perché ormai anche l'acciaieria è minoritaria. Quindi deve diventare qualcosa di diverso. Avete un grande pregio e avete San Valentino. Quindi per me diventerà la città, se io divento sindaco, di San Valentino. Ci saranno ogni zona di questa città, non il centro storico, ogni zona di questa città sarà arricchita e abbellita. Questo accadrà con i soldi del comune, che sono sicuramente a disposizione, se no accadrà in altre maniere, troveremo i soldi per far sì che quando lei arriva a Terni gli dovrà sembrare di essere arrivato nel centro di Londra. Cioè lei dovrà cominciare a vedere aiuole piene di fiori, fioritura estiva o fioritura invernale. E questa è la prima cosa che deve succedere. A ogni palo della luce, a ogni lampione, sarà attaccata una fioriera, come succede in tutte le città belle del mondo. Anche i posti di periferia saranno ripuliti, dove non possiamo trovare mondezza da tutte le parti. Ci sono tanti impiegati al comune che prenderanno, salzeranno e vanno a pulire tutta la periferia. Se non lo fanno loro, lo faccio io. Ci vado insieme ai cittadini. Cioè prendiamo insieme un sabato e una domenica e ci facciamo un bel fine settimana a pulire questa città, per dire a tutti, il prossimo che butta un foglio per terra gli tagliamo le mani. Ora detto questo, non gli tagliamo davvero, però lo incentiviamo al rispetto della cosa pubblica e non come succede in Italia, che la cosa di tutti, tutti ci possano dare una martellata. No, la cosa pubblica è di tutti, quindi devi tutelarla. Mentalità che è estesa in tutto il mondo, ma noi siccome abbiamo abbandonato certe cose, poi cominceremo, finita l'abbellimento della città, a guardare l'istruzione dei vostri figli. Io trovo ridicolo, mortificante, demenziale, che qui ci sia l'istituto per ottici e l'istituto che fa diventare le persone, come vorrei sapere, OSS, ok, per la sanità, che però quando i vostri figli escano fuori non sono né ottici né OSS. Questo perché la regione si è dimenticata di mandare un funzionario durante l'esame di Stato che deve fare nulla, ma le manda a Perugia nell'istituto privato che costa 4.000 euro l'anno. Quindi li manderà anche qua subito. Il funzionario con me lo trovano in 3 minuti. 3 minuti. Perché io abito a Roma. Se no vado io a parlare col mio ex professore, attualmente ministro della Università. Perché questa è la differenza, capite signori? Io vorrei sembrare... i Cascini di Montenero, si diceva. Ho solo meno di 3 secondi. No, io voglio dirvi solo una cosa, signori. Berlusconi ha fondato il centrodestra, no? A Terni c'è un candidato che oggi è uno dei più importanti imprenditori italiani, uno degli uomini più illustri in Italia. Io mi devo sentire di che non sono un candidato ottimale per Terni. Ma scusatemi una cosa, ma i partiti del centrodestra, ma dove sto Daffini? Ci siamo capiti male. Cioè, oggi se non vengo candidato dovrei essere quello che la gente dovrebbe applaudire, non dire oddio, perché io questa città la ribatto come Gersini e ve la faccio diventare una delle città più importanti del mondo, perché bene, questo non ci sono dubbi. Grazie di questo messaggio. Siamo davvero in conclusione, però a questo punto chiedo di scoprire tutte le carte, perché gli assi vanno scoperti, perché 4 assi, prego. Life, begging, begging you.
questo punto abbiamo fatto poker. Rapidamente, si sente un poker d'assi per questa città? No, mi sento che, diventato sindaco, voglio che Spoleto diventi subito una città nella provincia di Terni e voglio dividere gli abitanti e voglio dividere gli abitanti dell'Umbria. Posso accettare 400.000 per noi, 450.000 per loro, perché non posso accettare 250.000 e 600.000, è una cosa schifosissima. Io voglio cambiare anche questo, se no diventeremo laziali. Io la ringrazio. Avrei voluto avere più tempo per continuare, ma non è detto che lei non poi non torni qui, se me lo promette ci credo. Io ringrazio tutto. Torno la prossima volta quando potrai intervistarmi insieme agli altri candidati perché sindaci. No, perché no? E ci confronteremo su cose vere, ognuno nella propria vita racconterà quello che veramente ha fatto e vedremo evidentemente, al limite portiamo ognuno la propria sciacca, no? Lo faremo. Io 2000 persone posso portare, loro non lo so. No, lo faremo con piacere. I dadi sono i miei, ma prima che me li frega, glieli regalo io. A posto. L'avevo già allora, presi, io ringrazio, ringrazio il pubblico, ringrazio chi ci ha seguito da casa, ringrazio la regia di Jacopo Stamiglia, l'assistente della regia, tutti quanti hanno collaborato, ringrazio le croupier, ringrazio voi che ci avete ascoltato e applaudito. Grazie. Chiedo perdono a tutti. Io. Grazie.